periodo di emergenza sanitaria mi sono trasformata in reporter perché avevo proprio curiosità di conoscere, approfondire tutto ciò che stava accadendo intorno a me che non mi risultava chiaro. E quando non c'è chiarezza bisogna fare tutto il possibile per informarsi, perché attraverso l'informazione si può arrivare alla conoscenza. Se c'è conoscenza c'è anche chiarezza. Quando c'è chiarezza e trasparenza è possibile avere anche coerenza. Quindi un percorso da fare è innanzitutto interiormente. Se non lo siamo dentro per primi noi, coerenti, chiari e conoscitrici, conoscitori, è difficile. C'è qualcuno che ha il microfono? Chiedo a chi è collegato su Zoom di silenziare i microfoni, oppure se lo si può fare noi da qui. Esatto, dovremmo registrare. È partita la registrazione, quella del cellulare? Scusate, ancora qualche minuto. Chi è arrivato e vuole accomodarsi può cogliere l'occasione. C'è ancora una sedia, due sedie libere. Eravamo rimasti al fatto che tutto parte da noi. E nel momento in cui facciamo questo lavoro introspettivo, interiore, è possibile ottenere un cambiamento anche fuori. Quindi l'approccio di voler cambiare le cose che non funzionano perché le vediamo storte, se prima non incominciamo a vedere che cosa c'è dentro di noi che è in conflitto, cosa c'è dentro di noi che non accettiamo, sarà un lavoro difficile di scontro, e quindi è importante incominciare a fare questi passi. Quindi vi ringrazio per essere qui, collegati online o in presenza, per questa decisione. Oggi avete scelto di essere qui con noi, e qui con noi avremo opportunità di trasmettervi un sapere che sia spirituale, che legale, giuridico, di chi siamo. Perché se noi impariamo, scopriamo, ricordiamo chi siamo, sarà un lavoro, come dicevo, arduo e difficile. Nel momento in cui noi partiamo da noi stessi, e comprendere chi sono, da dove vengo, e soprattutto, come dico sempre, che cosa siamo venuti a fare qui. Queste tre cose fondamentali probabilmente oggi potranno esservi più chiare, e io mi auguro che in ognuno di voi si possa accendere questa scintilla di conoscenza e la portiate fuori soltanto dopo averla elaborata dentro. Io stessa in questo percorso evolutivo ho fatto tanti incontri che mi hanno arricchito, e quindi ognuno di noi può mettere insieme le informazioni e col pensiero critico elaborare quella verità che è già dentro, non la troverete fuori, perché fuori troverete solo piccoli pezzetti di verità. Non c'è una verità assoluta. E la cosa meravigliosa è che noi ci stiamo adunando. C'è proprio questo ritrovo fra anime, e questa cosa è meravigliosa perché ci darà l'opportunità di scambiarci queste informazioni, e quindi saremo come un grande disegno, un puzzle attraverso il quale ognuno di noi potrà contribuire con quell'unicità, con quella diversità che sarà accolta proprio perché riuscirà a completare, a integrare ciò che manca. E vi posso garantire che quello che io sto vivendo in questo periodo, ed è emozionante, io sono emozionata di essere qui, felice, perché so che ognuno di voi potrà darmi qualcosa e io potrò arricchire voi, e usciremo da questa esperienza, di questo workshop, integrati di informazioni. Poi ognuno troverà la sua strada. Sicuramente OPPT è una di quelle, probabilmente la strada per voi non lo sappiamo,
L'importante è che oggi siate qui e io vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Grazie. Grazie. È meraviglioso, davvero. Ringrazio Barbara, ringrazio Marco, Antonella per l'ospitalità e Mauro che non vedo. E ringrazio tutti coloro che sono giunti qui per offrire questo contributo a livello energetico. Sappiate che noi non siamo solo corpo, lo scopriremo poi attraverso questi documenti, non siamo solo un nome, siamo molto molto di più. E quindi oggi io offrirò per voi una meditazione di amore cosmico e spendo giusto due parole sul concetto di amore cosmico che lo sento risuonare dentro di me e sono alcuni anni che lo divulgo attraverso i percorsi evolutivi individuali con le persone e da oltre un anno sul canale YouTube, perché questo è il momento in cui ognuno di noi, se ha qualcosa da dare, bisogna che lo faccia, non lo deve tenere dentro. E nel mio caso questo aspetto di amore cosmico è riuscito a farmi trovare la connessione col chi sono. Ripeto, ognuno ha una strada, io vi sto dando delle indicazioni e questa meditazione aiuterà a entrare in raccoglimento, perché il raccoglimento e questa connessione ci consentirà di entrare in una frequenza ottimale per raccogliere poi l'aspetto mentale. E quindi noi siamo corpo, ma siamo mente e siamo spirito. Quando io parlo di spirito è l'aspetto energetico. E l'aspetto energetico, a mio avviso, rispetto a quello che è amore cosmico, è la fonte. E noi siamo semi di amore cosmico, che albergano dentro. Poi possiamo chiamarla anima, possiamo chiamarla coscienza, il sé superiore, ognuno troverà un nome, quell'etichetta che la mente ha bisogno di trovare per riuscire poi a dare un senso. Quello che vi invito a fare è offrire la vostra fiducia incondizionata oggi per accogliere, senza capire, questa prima parte. Il capire mettetela nella seconda parte. Oggi vi invito a prendere una posizione comoda, a fare in modo che per 10 minuti almeno possiate abbandonarvi e restare in questa accoglienza. Chi non ha mai fatto meditazione, è qualcosa che oggi vi accompagnerò con la mia voce, quindi è una meditazione guidata e sarà piuttosto semplice, soprattutto ecco se farete quello che vi ho chiesto, non pensate, state semplicemente qui e ora. Bene. Chiudete gli occhi e portate attenzione al vostro respiro. Inspirate con il naso ed espirate lentamente con la bocca socchiusa. Staccate la lingua dal palato e quando espirate liberate ogni pensiero attraverso il respiro.
prestate attenzione ora al cuore. Ascolta il battito del tuo cuore. Percepisci la forza, il coraggio, l'amore, portate attenzione al cuore che pulsa e diffonde energia ad ogni cellula del vostro corpo. Inspirate e portate ossigeno al vostro cuore. Visualizzate una luce. Inspirate questa luce e portatela direttamente al centro del vostro cuore. Ora, espandetela ad ogni cellula del vostro corpo. Espandete oltre il corpo, visualizzate una sfera, una bolla di energia, di amore intorno al vostro corpo. Visualizzate ora una colonna di luce che dalla terra vi porta oltre, oltre i confini, oltre lo spazio e oltre il tempo.
Ricorda chi sei. Ascolta. Oltre i confini e oltre il tempo c'è un antico sapere. Risveglia la memoria che è in te.
fai un bel respiro e dolcemente, lentamente, riprendi contatto con il tuo corpo, nel qui e ora, attraverso i tuoi piedi, le dita dei tuoi piedi. Percepisci questa leggerezza, questo benessere, e portalo su lentamente attraverso le tue gambe e ancora su sulle tue cosce, all'interno del bacino e ancora su nel tuo addome, e percepisci questo piacere e bisogno di stiracchiarti, sbadigliare e trovare questo centro nel tuo cuore. E dal cuore piano piano espandi lungo le braccia, le mani, attraverso le tue dita, e ancora un bel respiro. Percepisci questa leggerezza nella tua mente. Bentornati e conservate questo raccoglimento ancora. Restate in questo raccoglimento profondo. Grazie. 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 È stato un po' difficile, ma del resto se le cose non sono difficili, che giusto c'è. E quindi benvengano le persone, benvenuti, non so chi fosse, forse questo gruppetto. Che abbiamo distratto, scusate. Grazie, grazie, perché tutto arriva sempre nel momento perfetto, doveva essere così. E quindi riprendiamo, se avete piacere. Io solitamente non ho il tempo, però so che probabilmente mezz'ora è finita, quindi pensi che possa chiedere a qualcuno, di, se se la sente, di dare un breve accenno all'esperienza appena vissuta, se ha piacere di condividerla con noi. Come? Se qualcuno ha piacere di condividere l'esperienza appena vissuta e se ha piacere di esprimere ciò che ha sentito, provato, visualizzato, perché poi queste esperienze possono essere davvero diversificate. E quindi se c'è qualcuno che ha piacere. Sì, certo. Allora, va bene, ho trovato questa luce come se fosse nell'uno, no? E poi non so se è un caso, ma mi ha ricordato il momento che sono uscita dall'anestesia di un intervento al cranio, che vedo questa luce di là e di qua c'è la vita. E questa luce è, però cioè, comunque era emozionante, perché non c'era, cioè, era come se c'è, cioè, comunque là va bene. Là va bene, c'è, cioè, tutto bene, cose che magari non, scusate, quelle che ho provato. Quindi questa conoscenza che va, comunque c'è un altro livello, c'è, cioè, tutto bene. Ho scelto di tornare, ovviamente. Questo. E oggi è come se tu avessi avuto l'opportunità di ritrovare quella... Sì, che hai capito cos'era quella luce. Grazie. Grazie a te. Grazie. Bene, direi poi se qualcuno ha piacere dopo, quando si sente un po' più in una zona di comfort, considerando che questa oggi vuole essere proprio una zona protetta, una zona entro la quale definire, se vogliamo, un confine
affinché tutti possiamo sentirci anime più che corpi e che attraverso i corpi possiamo manifestarci senza paura di essere giudicati, senza paura di risultare diversi o con delle contaminazioni che spesso influenzano appunto quest'anima e fa fatica a essere autentica. Quindi io mi auguro che da questo viaggio, che da questo percorso voi riusciate a percepirvi in tutta la vostra bellezza e manifestarvi senza maschere. Sarà probabilmente un processo lungo, c'è chi ci arriverà prima, chi ci arriverà dopo, ma per esperienza personale vi posso garantire che quando sapremo chi siamo e quindi riconosci quel chi sono e lo manifesti, è la cosa più meravigliosa che vi possa accadere, perché a quel punto non c'è nulla che vi possa fermare. E quindi essere è molto più gratificante che dover apparire, perché apparire è una gran fatica. Quindi vi auguro che da oggi possiate instillare questo seme, questo germoglio che possa poi fortificarsi in ognuno di voi come un albero e farvi essere ciò che siete, nella vostra più splendida, meravigliosa bellezza. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, mi è piaciuto? Che cosa abbiamo fatto grazie ad Anna? Abbiamo fatto questo. Allora, chi mi conosce sa perfettamente che sono un pittore fantastico, ok? Quindi si vede, c'è anche il riflesso della luce, però si vede. Abbiamo fatto una cosa che si chiama così, detto anche corpo di luce, ovvero sia siamo andati a lavorare su quella che è la nostra vera essenza. Io lo chiamo normalmente Cicillo Cagace, perché così non faccio torto a nessuno, che è il mio spazio interno, che è quello lì che poi io proietterò, come dicevano anche gli sciamani, fuori, per andare a agire e per andare a modificare il campo esterno. Negli anni noi abbiamo scoperto che andare a cercare, è un'esperienza che stiamo facendo da 7.000 anni questa qui, che oggi è arrivata al compimento. Abbiamo chiuso un ciclo, tre cicli, medio, piccolo e lungo, che sono legati al movimento che ha il nostro sistema solare all'interno dello spazio cosmico. È un movimento a spirale che ascende sempre, la parola rientra. Quindi adesso ci tranquillizziamo tutti e diciamo e vi diamo una bella notizia: possono fare quello che gli pare, non riusciranno mai a fermarci. Ti piace questo? Sì. Fantastico. Siamo andati anche sulle cose, giusto, le cose concrete, perché a noi la luce là ci dice che ci piace, però di qua ci piace ancora di più, perché possiamo diventare i maestri di noi stessi, perché sostanzialmente noi siamo maestri tutti quanti. Io non insegno niente a nessuno, al massimo posso contribuire, come diceva Anna, a risvegliare una memoria. Le quali memorie stanno tutte nelle vostre cellule. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una meditazione del corpo di luce. Però noi dobbiamo imparare ad agire poi nel campo fisico. Ricordatevi che ogni volta che noi facciamo una meditazione usiamo questa parte superiore. Quindi che cosa succede? Che noi usiamo i nostri chakra superiori per andare verso l'alto e sentire quello lì che è il nostro essere, Cicillo Cagace, va bene? Come facciamo però? Questa piramide è molto importante, la rimettiamo qua, perché noi viviamo e abbiamo fatto esperienza in questo piano di esistenza, da moltissimi anni, su una piramide molto importante, che è la piramide dei nostri bisogni, dove abbiamo messo alla prima, quindi la prendo solo come similitudine, perché ovviamente sono due cose differenti, no? Alla prima abbiamo messo i bisogni fisici, al secondo gradino ci abbiamo messo la sicurezza, poi siamo andati nel sociale,
dopodiché siamo andati nell'io. Ok? Nell'io. Quindi noi per migliaia e migliaia di anni abbiamo fatto esperienza soddisfando questo per poi salire nell'io. Se non abbiamo questi tre qua sotto, non possiamo andare nell'io, ovvero sia l'autodeterminazione di noi stessi. Io sono qualcuno, poi andiamo a interpretare dei ruoli, comunque sono qualcuno quando questo è ben stabile. E quindi ritorniamo a oggi. Oggi che cosa stanno facendo? Ci stanno rompendo questo. Perché? Perché questo io sale al sé superiore. Quando noi facciamo questo, entriamo nel sé superiore. Lo facciamo stellina, perché era luminoso. Il mio era molto luminoso, il vostro? Non ve l'aspettavate questa cosa. Quindi cercano in tutti i modi di tirarci giù, perché quando io non so se domani ho i soldi per il pane, difficilmente riuscirò a innalzare il mio sé superiore, giusto? Questo sé superiore poi è importantissimo, perché è la goccia dell'oceano che scoprirà ora di essere goccia e oceano allo stesso tempo. Se vi foste messi al di fuori della meditazione che ci ha condotto così in maniera molto carina Anna, avreste visto che eravate tutti connessi. C'era qua sopra una palla bianca allucinante. Il tablet è andato in corto. Il tablet è andato in corto, dove l'energia di tutti è confluita in un... Suggerisci? Non lo so. Noi! Non lo so. Me l'ha fatta apposta. Certo, me l'ha fatta apposta. Ok? Però, come in alto così in basso, come facciamo noi ad agire nel campo fisico? Con questo. Non c'è. È un triangolo rovesciato che va dal terzo chakra, passa al secondo per andare poi al primo, che rappresentano, noi di chakra possiamo parlarne a livello informativo per ore e ore e ore, perché sono migliaia di anni che studiamo la nostra struttura fisica ed energetica, giusto? Ma quei chakra che io ho qui, bello, bellissimo, perché i pennarelli non mi funzionano mai, terzo, secondo e primo chakra, rappresentano per noi l'intenzione, l'azione e poi la soddisfazione dell'azione che abbiamo fatto. Allora, la protezione già ce l'avevamo, perché noi qua dentro siamo intoccabili, sono quelli fuori. Allora, che succede? Quindi io, scendendo verso il basso, posso fare azione nel campo esterno. Ma, ripeto, intenzione, azione, soddisfazione. Se noi non andiamo a toccare questi tre punti fondamentali, il campo esterno non lo modifico. Lo percepisco in maniera differente, non è più aggressivo nei miei confronti perché sono all'interno del mio spazio sacro, perché so andarlo a prendere, so andare a toccare quella luce che è parte di me stesso, però non posso modificare il campo esterno. Scusa, puoi ripetere questo concetto che è molto importante? Allora, l'ultimo proprio... Il concetto è che oggi il mio spazio sacro non mi permette di cambiare la realtà esterna se io non ritorno nel basso attraverso i miei chakra della realtà, i chakra di questa dimensione, che sono terzo, secondo e primo. E qui aggiungo un'altra cosa. I più importanti in questo momento storico, uno l'abbiamo utilizzato, noi per fare la meditazione che ci ha fatto fare Anna, abbiamo usato l'ottavo chakra che sta qua sopra. E qui ce l'abbiamo dato. Chiamiamolo zero. Come in alto, così in basso. Se io non ho una bella... Vi ricordate i giocatori del subbuteo? Che c'è una mezzaluna, ting, ting, e si tirano sempre su. Se io non ho questo qua ben piantato, che rappresenta anche le mie radici, non posso far scorrere la mia energia in modo tale da alimentare di nuovo questi chakra per poter cambiare la realtà. Di fatto a noi ci hanno manipolato
attraverso il salto che abbiamo fatto, quello lì della New Age, dove siamo andati tutti verso l'alto, siamo diventati tutti quanti estremamente eterici, ma guardate un po' che ho fatto, ho perso il contatto con la terra. Avendo perso il contatto con la terra, abbiamo difficoltà a cambiare la realtà, e lo possiamo fare solo scendendo qua sotto. Va bene? Quindi abbiamo bisogno di portare l'energia nuovamente nel piano fisico. Ci siamo? Sì. Lo possiamo fare anche quotidianamente. Oggi noi vi daremo un percorso che poi, come ha detto bene prima, c'è chi lo prenderà, chi lo valuterà, chi non lo farà, chi lo farà, che ci permette di andare a riscoprire noi stessi, quindi goccia e oceano, cioè ci riproviamo? Perfetto, goccia e oceano, per entrare nuovamente in quello lì che è il campo fisico, per agire noi protagonisti nel campo fisico, perché diciamo, io almeno parlo per me stesso in questo momento, sono veramente stanco di vedere una realtà che non mi appartiene, giusto? Non mi appartiene, non è la realtà che mi appartiene, la realtà che mi appartiene è altra, è tutt'altro, va bene? Ricordiamoci questi due, ottavo chakra e chakra zero. Perché sono importanti? I musicisti mi insegnano che noi lavoriamo per ottave, giusto? Quindi se noi non siamo passati attraverso questo, per salire nell'ottavo chakra, non possiamo passare all'ottava superiore. Ta-dam, come si riconduce? Mauro, scusa, siccome tu hai detto, sono stanco di vedere una realtà che non mi appartiene, però ci diciamo sempre che la realtà è la manifestazione di quello che abbiamo dentro. Come colleghiamo queste due cose? Che sto arrivando, ah, lei è una prepustrice. Scusa. Allora, ricordiamoci che quindi agiscono per condizionarci, per tirarci giù nell'io egoico, per andare a pensare al pane di domattina, oddio che cosa faccio, che stiamo facendo, moriremo tutti. È indubbio che prima o poi moriremo tutti, eh? Giusto? Non è una novità, saranno 5.000 vite che ci provo a non morire, però a un certo punto, giusto, il guscio non funziona più, da qualche altra parte devi andare, va bene? Noi quindi nel piano fisico dobbiamo ricostruire questo per transitare dal sé al noi, perché vogliamo essere tutti quanti, con bellissimi cerchi intorno, parte di quella realtà che noi costruiamo. Finalmente, io che in realtà voglio la realtà che domani finalmente la gente si sveglia, che finalmente capisce che un micron, anzi più piccolo di un micron, mi ci vuole una maschera antigas, non mi ci vuole una pezzalella, avrebbe detto la mia ex suocera napoletana. Moriremo tutti, va bene? Allora andiamo a vedere, prima di spiegare questo io in maniera molto rapida e sintetica, spiegando anche, dando una risposta anche a quello lì che ha detto Eleonora, ovvero sia, io come faccio a cambiare la mia realtà? Sempre un grande vittore, eh? Quanti elementi sono parte del mio sé? Un corpo, una mente, una luce interna, un'energia, Cicillo Cacace, Anton Giulio, chiamiamolo come ci pare, va bene? Chiamiamola anima, ci piace molto di più, vero? Anima, e intorno quest'anima ha un campo emozionale. Microcosmo, questo rappresenta il microcosmo, rappresenta che io sono venuto a fare un'esperienza, mi sono portato un bagaglio, il quale bagaglio mi parla attraverso il corpo
e Mitra parla attraverso gli schemi della mente, quindi io quello che vedo nella mia realtà non è altro che la proiezione del mio campo emozionale di un'anima che sta facendo esperienza. Ci siamo? È chiaro questo? Che esperienza sta facendo? Quella di riconoscere se stessa, perché deve andare nel sé. E come lo può fare? Io come faccio la mattina a vedere che sono io? Io adesso sono agevolato, ho una macchinetta qua che mi riflette perfettamente, mi guardo allo specchio. Quindi questo campo emozionale, attraverso i meccanismi che abbiamo, per vedere se stesso, deve uscire da questo. Quindi le mie emozioni io le vedo riflesse in lei, in te, in lei, in lui, in lei laggiù. E mi riallaccio a quello che è successo durante la mediazione introduttiva, la nostra mente si distrae. Per farmi scendere mi devono distrarre, mi devono far credere che moriremo tutti, mi devono far credere che domani non sarà come oggi. Può essere solo meglio. Te l'aspettavi, giusto? Quindi sono arrivati i rinforzi, ragazzi. Io sono magico su questo, riesco a consumare i pennarelli analogia alla Warhammer. Sono manco Star Trek per fare le cose che faccio io. Oggi vediamo di vero, oggi andiamo sul verde grande gigantesco, bellissimo. Ok? Quindi che cosa succede? Che la mia realtà è la proiezione di questo campo. Come la vado a vedere? Devo imparare a sentire al di là della distrazione che mi viene proiettata addosso ogni secondo. Perché se io voglio essere attento, ho sentito pure che cosa si stavano dicendo nella telefonata che è partita, ma se io mi volevo concentrare su altro, mi isolavo completamente, ok? Questa è una nostra caratteristica fondamentale che ci permette di andare a toccare il nostro campo emozionale attraverso la realtà riflessa ogni secondo. Dobbiamo riappropriarci del sentire, va bene? Che cosa succede però su questo campo interno? Che sono stati bravissimi negli ultimi 7000 anni a metterci tre macro aree che sono quelle collettive, quelle che noi stiamo purtroppo sperimentando e rappresentano le nostre gabbie quotidianamente quando usciamo là fuori, che sono paura, senso di colpa e, infatti è stata eccezionale la sua introduzione, il nemico, quindi la mancanza di amore. Viviamo tutti quanti con un nemico. Nemico. Ieri esco e una signora, e ne è la mia mascherina. Signora, ce l'ho. Non me la vede addosso, ma ce l'ho. Cioè, moriremo tutti. Ok, ci siamo. Ormai ci guardiamo tutti quanti in cagnesco. Cioè, mi attacca questo, ok? Queste sono le gabbie emozionali collettive che loro stanno usando per tirarci giù. E la paura la fa da padrone. Il senso di colpa, bella la pubblicità, no? Fa proteggi te stesso per proteggere gli altri, no? Giusto? Ma io in questo momento, sapete come faccio? Mi proteggo sociale. Rispetto sociale, esatto, un rispetto sociale, capito? Ma io come faccio a proteggermi? Ho già protetto, abbiamo sperimentato con lei, quel corpo di luce è inattaccabile, signori, cioè, è inattaccabile, quindi di questo noi già abbiamo fatto esperienza ed è, possiamo arrivarci attraverso una mediazione guidata, possiamo arrivarci schioccando le dita. Io adesso vi dico, lo sentite il chakra zero sotto i vostri piedi? Portateci solo la vostra coscienza, lo sentite o no? Ci sta. Quanto ci ho messo? Un nanosecondo. Per
perché non ho sentito. Vi dico, signori, ma voi la vedete chiudendo un secondo gli occhi il vostro ottavo chakra? Provate a entrarci dentro e guardarvi da sopra. In un secondo, tutti quanti, chiudete gli occhi, entrate nell'ottavo chakra e guardatevi da sopra. Vi siete visti? Vi siete visti? Ok. Tutte le anime hanno contribuito ad arrivare a oggi. Ci viene data la possibilità di entrare in questi meccanismi energetici ogni sacrosanto secondo, istantaneamente. Quindi noi possiamo cambiare istantaneamente questo bellissimo campo emozionale per liberare mente e corpo. Mens sana in corpore sano. Non sono mai andato in palestra, se vede, però non voleva dire che se vado in palestra sono figo, eh. Vuol dire che se io libero le mie gabbie interiori posso liberare queste e questo tutto scorre e posso cambiare la mia realtà istantaneamente. Ok? Benissimo. L'abbiamo capito? Beh, allora adesso andiamo a vedere perché è stato così importante. Bello, dov'è? L'unico pennarello che non si cancella. Mi voglio dire. Ho cambiato la mia realtà. Era talmente importante che non doveva andare via. Allora lo lasciamo. Va bene? Quindi noi lo portiamo di qua. Perché fa parte. Cambio pennarello. Ho sentito il suggerimento, eh? L'ho sentito. Cambia pennarello. Quindi da qua questo se. Eccolo qua, guardate che bello. Ah. Quindi da se andiamo nel noi. Nel momento che io passo dal sé al noi, devo aver capito chi sono io. Benissimo. Mi vedete? Sì. Carne, ossa e sangue. Carne, ossa e sangue, suggeritore. Carne, ossa e sangue. Chi sono io? Un uomo vivo. Basta, fine. Per arrivarci ho fatto esperienza e consapevolezza di me stesso. Una volta che ho definito che sono incarnato, vivente e uomo, uomo non come uomo, come genere, poi gender, poi un incarnato donna, l'altro incarnato uomo, non ci abbiamo mezze misure, anche se ci vogliono far credere che ci siano, come l'altro sono scelte personali in un altro conto, però noi ci incarniamo o donna o uomo, va bene? Per fare la nostra esperienza principale. Nel momento che io sono incarnato e sto qua, il mio io non è più la finzione giuridica che mi hanno appioppato nel momento che sono nato. Perché nella funzione giuridica io sono RZZ MRA 69 C12 H501P. Per lo Stato io sono solamente questo. Non gliene importa, grazie. Non gliene importa più niente di nulla. Cioè non gli importa cosa penso, cosa sento, che percorso faccio, la mia coscienza, il mio volere, le mie aspirazioni, ciò che io voglio ottenere, ciò che voglio dare. A loro non gliene importa niente, devo entrare in un meccanismo. E il meccanismo è questo. Gli americani lo chiamano strawman, l'uomo di paglia. È una finzione giuridica. Ma io sono una finzione giuridica? No. Ossa, carne, sangue che scorre. Sono vivo, sono vivente, sono io che faccio la mia esperienza, sono io che la voglio gestire. Allora, grazie a questo sé che va bene in noi, anni fa, nel 2012, è successo un certo tipo di, diciamo, di punto focale importantissimo, di onda, di perturbazione energetica che ha dato una chiave di lettura, una chiave di diversa per poter entrare nel meccanismo. E da lì abbiamo scoperto che oltre all'ovvietà, che però non è riconosciuta dal meccanismo, diciamo, chiamiamolo
qui facciamo riferimento allo Stato, tanto per intenderci, dall'idea che io sono un essere non fisico, come vogliono loro, ma uomo vivente, siamo entrati in quello lì che è il riappropriarci del nostro essere vivi. Allora a quel punto io non sono più questo, ma sono questo. Questo è l'uomo vivente. Questo è l'uomo vivente. Questo ha un potere incredibile. Questo ha un potere incredibile. Questo è I am, perché che cosa è successo? Adesso ve lo spiegherà molto meglio di me, perché è molto più dentro tutto il progetto, cioè il processo che c'è stato dietro Barbara. Ma questo qui è I am, io sono, in inglese perché? Perché molti di voi lo sanno, altri non lo sanno, pochi lo sanno, comunque dobbiamo renderci conto che questa finzione giuridica è perché è legata a un'entità commerciale di uno Stato che fa finta di essere Stato, invece è semplicemente un'azienda. La quale azienda ha bisogno di merce. Indovinate chi è la merce? No, non è noi. Chi è? RZZMRA69C12H501B. Questa è la merce, non è noi. Noi siamo uomini, donne, viventi. Viventi, eh? Nel pieno diritto di vivere. Fantastico. Si metta la mascherina, ma guardi, sto respirando. No? Giusto? Quindi I am, io sono, si rifà praticamente a un percorso, come avevamo detto, per ritornare nel piano fisico, per cambiare la realtà. MR è Mauro Razza, l'anima, è in minuscolo, è quella, rappresenta, sono io che sto facendo una proiezione, è la proiezione del mio essere carne e ossa vivo. Dopodiché è un numero di riconoscimento, perché in questo piano di esistenza ci sono venuto un giorno, l'ho deciso io. Guardate che nessuno qui sta per caso. La casualità non esiste. Nessuno è qui per caso, in questo piano di esistenza e in questo momento. Perché volevamo tutti assistere a ciò che sarebbe stato la magia dell'uomo. Ci provano in tutti i modi, ve lo posso garantire che non riusciranno nel loro intento. Dobbiamo, come si dicevano i guerrieri, tenere le fine. Hold the line, dicevano, hold the line. Lo scudo è forte, resistiamo. E al momento giusto faremo il passo decisivo. Quindi questo sono io. Questo sono io. Non sono questo. Questo rappresenta qualcosa nel quale io posso entrare se ne ho necessità, ma devo avere la consapevolezza di saperne anche uscire. Molti là fuori non lo sanno neanche, quindi non sono capaci né di entrare né di uscire. Come facciamo a entrare qua dentro, in questo che è la mia determinazione di uomo vivente, attraverso tutto ciò che mi è utile? Quindi attraverso la crescita interiore, attraverso tutti i mezzi che i nostri avi e noi stessi, nelle migliaia di volte che siamo tornati, c'è un libro bellissimo di un professore che mi insegnò la psicologia della morte tantissimi anni fa, che scrisse un libro che era per i bambini, è meraviglioso, non si trova, ma vi invito ad andarlo a cercare, Io vado e torno, professor Cesare Buoni, è fenomenale, è una cosa, sì, perché io vado e torno, adesso non so quando andrò, so quando tornerò. Perché c'ho tante cose ancora da fare, va bene? Quindi qua, quando sono arrivato qua, vi ho detto che noi ci possiamo arrivare attraverso il nostro percorso di coscienza. Attraverso questo noi ritorniamo giù nel piano fisico, perché quello che vogliamo è il cambiamento. E il cambiamento si fa con una cosa sola: intenzione,
azione e soddisfazione. Nella soddisfazione ci metto due aspetti importantissimi. Il primo è quello di aver avuto soddisfazione di riconoscere nel piano fisico ciò che ho voluto cambiare. L'altro aspetto, che per me è più importante, è la responsabilità. Quando mi alzo la mattina e torno dai miei piani astrali nel mio corpo fisico, mi prendo la responsabilità di tutto ciò che dico, che faccio e che voglio, nei miei confronti e nei confronti di tutti quelli che mi sono in contatto. Tutti, nessuno escluso. Dice, ma così non è facile vivere, però è bellissimo. Libero. Esattamente. Però è bellissimo. E credetemi, nel momento che si entra in quel processo, la realtà cambia e cambia istantaneamente. Perché di fronte, quando sono salito qua sopra, non vedranno più uno stromeno in basso, ma un uomo che parlerà guardando negli occhi. E quel guardare negli occhi, dall'altra parte, crea e fa differenza. Chiaro? Sì. Mm? Ti è finita? Certo, ho detto che ero rapido oggi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, il mio piccolo. Grazie. Ci dovremmo essere, ci dovremmo essere. Oh, questi sono, questo devo ringraziare prima di tutto il gruppo di lavoro, che sono anime meravigliose con cui si sono incontrate adesso, il noi che è apparso, no? E che comunque continua tutto a manifestare, no? Delle cose e delle situazioni che quindi ci hanno regalato questo... Questo sì, no, queste slide che poi diventerà una piccola che verrà passata a tutti, insomma, se lasciate le vostre mail e poi comunque sarà nel sito, perché se avete notato il sito è aggiornato continuamente, è gratuito, non ci sono nessun tipo di ingressi, basta fare una iscrizione alla newsletter e tutti gli strumenti sono a disposizione di tutti, anche perché non sono miei. La maggior parte dei documenti di ISO sono di Heather e così li ha dati la nuova propria. Tutto e tutto deve finire e quindi ecco che è risorto, tra virgolette, ma che in realtà non è mai morto, è soltanto stato seppellito perché era l'unica cosa che si poteva fare, non potevano, a livello legale e legittimo qui stiamo parlando, no? Non è che è sotto un movimento, no? E non esiste, non facciamo parte di nessun movimento, noi semmai facciamo parte di una coscienza condivisa, in coordinata cooperazione, punto. Quindi non è noi, è qualcosa che non è una bandiera, ok? È un sentire. E infatti, secondo me, la prima firma energetica si fa nel momento in cui ci si sente noi. E lì firmiamo, non con la penna, ma a quel livello di cui parlava Mauro, e te vedo più, c'ho anche un po' la luce qua, di cui mi parlava Mauro, quindi a quel sé in alto, no? E poi però... quando scendiamo qua per creare, allora abbiamo bisogno di parlare col sistema, che siamo sempre noi, no? Però sono le nostre resistenze in realtà, quindi con il sistema, in maniera che il sistema ci riconosca, no, perché lo sa benissimo, e segua. Abituatevi al vostro potere, perché è questo di cui stiamo parlando. Il diritto, ragazzi, non si chiede... Perché se io chiedo qualcosa, non sto chiedendo un diritto, sto chiedendo un privilegio. La pensione è un privilegio, lo stipendio è un privilegio, ci danno anche l'acqua è un privilegio, perché se non pagate la bolletta che fanno? Ce la staccano. La corrente è un privilegio, è tutto un privilegio. Mentre noi qua stiamo parlando di diritti e il diritto si esercita. Che significa? Significa che io non sto venendo da te a dire... Per favore, mi ridai quello che mi hai rubato, perché è così, ci hanno anche schiavizzato, prima con le bolle papali e poi, e ora ne parliamo meglio, e poi dopo con il diritto commerciale, marittimo,
ma stiamo dicendo esercito un mio diritto, sono tornato dalle acque e quindi a questo punto per diritto di nascita divino, prima di tutto, naturale, qui sul piano materiale, questa realtà tutta, non dico mia, dico è nostra non nel possesso, ma nell'accudire, quindi nel prendersene cura, nello sperimentarla a un livello più alto, armonico, ecco la musica, no? A un livello più gioioso. Perché? E poi cominciamo. Perché io mi sono anche un po' stufata, scusate, a crescere con questa sofferenza. Ma chi l'ha detto che dobbiamo crescere con la sofferenza? Però la sofferenza, come ti fa crescere la sofferenza? E ci credo. Sei lì a morire, so dolore, oddio. Però è lì pensiero, ecco l'impianto, ragazzi, perché dobbiamo distrutturare, no? L'impianto dice, ok, ora è passato, no? Finalmente anelando a quella felicità che non lo so dov'è, però ci arriviamo forse. Per un attimo l'ho trovata, è passato. Cioè, ok, da qui a quando devo ricrescere quanto passa? Quanto mi durerà sta felicità, no? Non è vero. Ma firmate un documento di questi, oppure fate qualcosa con la gioia e vedete come crescete in fretta. Perché cominciamo a sentire il potere. E ecco, no? Mi raccomando, si cresce solo con la sofferenza. Credeteci, perché se non ci credete, che succede? Se non ci credete? Non ci credete e cominciate a usare la gioia invece della sofferenza, sapete che succede? Che il vostro potere comincia a tornare dove dovrebbe stare, dentro ognuno di noi. E non voglio parlare in francese, però so cavoli amari. Perché? Perché a livello vibratorio ci solleviamo e su questa materia noi abbiamo influenza. La possiamo cambiare, la possiamo trasformare. Non ci sovrasta la materia. Senza di noi la materia non esiste. È la mente che crea la struttura. Siamo noi che creiamo la struttura. Quindi, vediamo come, ok? Ripeto, vediamo come parlare con quello che noi abbiamo strutturato davanti a noi come sistema, che ci ha in qualche modo costretto ad andare oltre, no? E vediamo, grazie a questo numero, che è un numero, che è carta, diciamocelo all'inizio così almeno lo affrontiamo subito da un punto di vista interiore, perché questi documenti vanno caricati, perché altrimenti non c'hanno senso, no? È qui che noi sperimentiamo il nostro potere. Poi nel pomeriggio con Marco parleremo proprio di permessi, no? Che ci diamo. E parleremo anche di tutti i documenti, no? Li vedremo in maniera generale, uno per uno, e vedremo qual è il percorso veramente che ci fanno fare questi strumenti. Per adesso possiamo iniziare a parlare di come ci siamo arrivati qua, come hanno fatto. In realtà parliamo delle bolle papali, iniziamo con le bolle papali, no? Dice, vabbè, ma che c'entrano le bolle papali? Beh, mettetevi nell'ottica che su questo piano materico, tutto quello che c'è, tutta la separazione delle religioni, tutte le separazioni, buonasera, tutte le separazioni, anzi buongiorno, tutte le separazioni delle religioni, tutte le separazioni economiche, le separazioni di limiti, le percezioni di separazione che sono anche gli stati, ok? Sono tutti costrutti, fatti ad hoc per separare, dividi ed impera, perché è più facile se io penso, e qui è pure semplice, no? Perché ho un corpo, poi ognuno ha un corpo, quindi è semplice separare, cioè, vabbè, mica sei me, no? Sei lì, tu sei lì, invece no, perché in questo momento, a livello energetico, qui è vero, perché il nostro campo elettromagnetico della mente è così. Forse anche adesso siamo un po' così, perché dici che stiamo facendo, che stiamo, grazie pure alle meditazioni, agli argomenti, no? Ma il nostro campo elettromagnetico del cuore è uno, quel famoso uno esiste davvero, e lo stiamo facendo, ma non è uno più uno più uno più uno, è uno elevato a potenza, quindi non ve lo lascio immaginare quanto è grande, dove arriva, no?
Ecco, la domanda più grande che io mi più schiacciante che io mi facevo in questi anni era: ok, ma come lo fermo il mondo? Cioè, se io voglio scendere io sto mondo, come lo fermo? Tutti dentro la ruota del criceto, nessuno guarda niente. Sì, magari qualcuno si informa, ma è veramente un sommerso, il petrolio, il buco nell'ozono, tutta la narrativa, no? Lì che... Oh, un attimo. Un virus innocuo, stop, fermi tutti. E ha costretto un po' tutti, e questo riguardo la parte positiva, perché poi dopo, se guardiamo tutta la parte economica, serve anche quella per capire delle cose, perché è più semplice oggi capire che ci hanno schiavizzato, visto che lo viviamo, no? Non è più soltanto il 70% che te la fanno proprio più lavorare, e le tasse le vogliono pure, no? Le vogliono pure. Quindi in realtà ci hanno anche costretti a stare con noi stessi, che era una cosa che... Non lo facevamo più, no? Perché eravamo troppo presi da tutto quello che è il giorno, e esci da casa. Poi io ho abitato a Roma, insomma, nelle grandi città è ancora più pressante questa cosa, no? Ancora più potente. Vabbè, intanto possiamo cominciare a parlare di Bonifacio VIII. Quel papa che ha iniziato la creazione del trust sull'uomo, che in realtà poi si è... diciamo manifestato poi sull'anima, perché in realtà ci hanno carpito anche l'anima, no? In qualche modo la sento dire ingannata, no? Poi vabbè, qui ci possiamo fare un discorso grande, ma non è questa l'argomentazione di oggi. La sua bolla papale, la prima, quella che ha iniziato a creare il trust, che questo simbolino qua, lo dico proprio chiaramente, no? Che possiamo chiamare, sappiamo che ha un senso, e adesso magari gli diamo anche un senso. La bolla si chiama Una Santam Ecclesia, e Ecclesia è del 1302. Crea quello che è l'emettitore della bolla. L'emettitore della bolla. O meglio, è l'emettitore del trust. Perché il trust ha tre figure: emettitore, amministratore e beneficiario. E all'interno c'è il bene. Ok? E che cosa ci ha messo Bonifacio VIII dentro questo trust? Qual era il bene che ci ha messo? Semplicemente ci ha dichiarato, e quindi ci ha messo, la terra, dicendo che siccome Dio ha creato la terra e lui era rappresentante in terra di Dio, la terra era sua. Quindi prima cosa che ci mette è la terra. La seconda cosa che ci mette è tutto quello che c'è sopra la terra. Perché dice, siccome la terra è tutta mia, e anche tutto quello che è sopra la terra è mio, e quindi ci mette anche tutta quella che noi oggi chiamiamo proprietà privata, che non esiste, non è mai esistita, oggi si ha il titolo d'uso, non si ha la proprietà non esiste. E la terza cosa che ci mette è l'uomo. Come ci fa a mettercelo? Allora vi faccio un passino indietro e vi dico che il diritto dell'ammiragliato, quindi il diritto navale, che deriva dal libro chiamato Bibbia, è così, andatelo a guardare, Deuteronomio, insomma, c'è il diritto dell'ammiragliato dentro, vigeva chiaramente nel mare, doveva essere, nell'ipotesi di un trust di questo tipo, per applicarlo sulla terraferma, doveva essere portato sulla terraferma, ma non è possibile, il diritto è dell'ammiragliato, quindi come facciamo? Siccome tutti gli uomini sono morti durante il diluvio universale, quindi la terra non c'è più, è tutta acqua, l'unica barca che si ergeva, no? L'unica terra, suolo che si ergeva sulle acque era l'arca di Noè. Noè è il mio antenato, perché sennò io non potrei essere papa, e quindi indovinate un po', l'unico vivo sulla faccia della terra è lui, era lui, ok? Quindi ci metto la terra, la proprietà, quindi tutto quello che c'è sopra la terra, e gli uomini. Attenzione, perché gli uomini per diritto naturale non si possono mica schiavizzare, sono pre-giuridici e pre-statali, sono gli uomini che fanno le leggi. Se parliamo di diritto naturale, il diritto naturale è innato, è quello che i nonni chiamavano buon senso. Non è neanche scritto, ragazzi, in realtà in origine non era neanche scritto, oggi tentiamo anche di scriverlo. Cercando di fare attenzione, no? Perché è importante. Quindi detto questo,
siccome non si potevano schiavizzare, comincia a nascere il termine essere umano. E noi diciamo un sacco di volte, infatti i diritti umani, no? La DUDU, la famosa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, parla di esseri umani, parla di deportati, quelli che durante le deportazioni proprio degli schiavi venivano presi, resi merce e portati dove servivano. Quindi in realtà anche quello strumento si rivolge ai deportati, si rivolge ai morti, perché ricordiamoci che siamo morti tutti in mare. Il secondo papa, quindi l'amministratore, perché dopo l'esecutore cioè deve essere un qualcuno che amministra, l'amministratore Niccolò V, con la bolla Romanus Pontifex nel 1445, cosa fa? Dà pieni poteri agli infanti di Portogallo, 1445, più o meno siamo vicini a Colombo, perché? Perché in realtà quelle erano terre non scoperte, quindi non si sapeva, allora siccome tu non lo sai potrebbero essere pure che non erano di Dio quelle terre, no? del suo Dio. E quindi che cosa facciamo? Diamo l'amministrazione a chi sponsorizza la scoperta dell'America, che poi neppure possiamo dirla è vero o non è vero, ma non importa, perché questo è successo. Guardate un po' che dice: invadere, ricercare, soggiogare qualsiasi pagano diffondendo la fede. Quindi partiva Colombo alla ricerca di che cosa? Delle terre, prima, e di tutti quelli che si mettevano contro aveva potere di ucciderli. Invadere, ricercare, invadere, queste sono parole della bolla, sono dentro la bolla papale. E per ultimo dov'è il beneficiario? Allora, intanto sanciamo bene che non ci sono soltanto le terre, ma ci sono anche gli uomini. Quindi su quelle terre ci saranno stati degli uomini, e infatti, quindi prendiamo anche il bene che abita sulla terra, lo chiama bene, no? Il bene non è un uomo, il bene è questo, no? Scusa. Considerandoli incompetenti, incapaci e soggetti ad amministrazione coatta. Queste sono sempre parole delle bolle, eh? Infatti, guarda, si chiama Eternis Regis Clementia. Con Clemente, sì. Per fortuna. Lui è, e infatti, guardate quando finisce, quando ormai si era già delineata qualcosa, si era già delineato qualcosa. E chi è il beneficiario, quindi, scusate? A chi lo concede? Al papato, alla Chiesa. Eternis Regis. Io saremo in eterno, è la Chiesa il beneficiario. Aspetta un attimo, fammelo finire. Che però concede tramite questa, perché sappiate che nel trust l'amministratore e il beneficiario possono essere la stessa entità. E infatti cosa dice? Ve lo concedo, a me chiaramente mi arriva tutta la ricchezza perché è così, ma lo concedo anche a voi. Ecco che cominciano le guerre tra il papato e l'impero, perché in realtà l'impero non era altro che un amministratore, era stato concesso, e quindi lottava per avere che possesso delle terre, e quindi contro chi? Contro il papa. Quindi è chiaro un po' la storia, come prende un'altra tipologia di energia. Abbiamo detto, no, ne consegue poi il girare moro, grazie, ne consegue che il trust si crea sulla terra, primo recinto, né più né meno. Oh! Aspetta, dobbiamo quasi... Scusate, provate a spegnere quella luce così non arriva l'ombra di Barbara. Sì. Abbiate pazienza, io oggi mi sono scordata gli occhiali, quindi vedo ancora più. Benissimo. Io mi sento anche meglio. Allora, si vede anche meglio forse. Allora, BIS, Bank International Settlement, abbiamo detto quello è il primo recinto, giusto? Il secondo recinto arriva nel 1933. Non è che non succede niente in tutti questi anni, eh? Succedono tante cose, per esempio, per accennare, succede nel 1776 la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che io vi consiglio caldamente di andare a leggere, perché sancisce qualcosa che è meraviglioso, sancisce il diritto alla felicità. Il
diritto alla felicità. La nostra comincia con l'Italia è fondata sul lavoro. Felicissimi. E poi nel 1783 però viene un attimino cambiata subito, perché una costituzione così veloce, 786-783, viene così tolto il 13° emendamento, che è quello che impedisce la riduzione in schiavitù. Sappiate che è stato riemesso dentro Washington DC, che è la capitale degli Stati Uniti d'America, con un atto nel 2013, dopo una guerra lunga, lunghissima, perché se questo emendamento non fosse rientrato, Washington DC non poteva essere la capitale degli Stati Uniti d'America, perché non aveva ratificato completamente la Costituzione. Ok? Che cos'è il Business Bank International Settlement? Che è la banca per le transazioni internazionali. Storicamente siamo più o meno dopo il 29, la crisi del 29, dove ci si arricchiscono tanti, sapendo in anticipo il prezzo del grano. E che cosa succede? Succede che però uscivamo da una guerra, la guerra della Prima Guerra Mondiale. Quindi in Italia c'era fascismo pieno. Ok, eravamo Regno d'Italia, sì. Giusto? Ci iscriviamo alla SEC nel 34, che è direttamente collegata al BIS, che è la Security Exchange Commission, cioè è un organo di controllo, potremmo un po' compararla alla CONSOB, no? Diciamo la Camera di Commercio americana, ma in realtà non è proprio la Camera di Commercio americana. E all'interno c'è un pubblico registro che si chiama UCC. Uniform Commercial Code, codice del commercio uniforme, diritto dell'ammiragliato. E là dentro cosa si fa? L'oro alla patria, tutto l'oro viene recuperato, le aziende vengono gli stati, in quel momento stati, regni, vengono costretti, tra virgolette, ad iscriversi alla SEC americana, a consegnare l'oro alla BIS, che istituisce un trust, Socarno, Swissindo, chiamatelo come vi pare, che ha sede a Basilea e il capo in Indonesia. Basilea comanda il mondo bancario perché è sede di questo trust, è lei che decide le regole bancarie, giusto? Da qualche anno Basilea 2000, 2003, sì. Ok, perché? Perché è lei che comanda, perché è lei che ha, che ha in mano il trust, sì. L'amministra, ok? Perfetto. Quindi cosa succede? Che l'Italia si iscrive, come tutti, 194 paesi, 195 con noi, nel 34, alla SEC americana. Questo è l'atto di registrazione, ancora oggi, l'ultimo documento depositato è di novembre di quest'anno. E questa è la nostra registrazione, mi dispiace che non si vede, però poi quando vi passiamo tutti questi flyer, lo possiamo vedere. Quindi vedete, nasce Swissindo. E questa era un po' la situazione in quel momento. Puoi girare, Mauro. Intanto io vado avanti con la spiegazione. Quindi che cosa succede? Che l'Italia si registra e diventa un'azienda. Un'azienda di diritto privato. Se è un'azienda di diritto privato, cosa perseguono le aziende di diritto privato? Diritto. Eh già. Ma io per avere profitto devo scambiare delle merci. E quali sono queste merci? Ecco qua. Dal 1934 per noi, ogni volta che noi ci iscriviamo all'anagrafe o abbiamo iscritto o ci hanno iscritto, vi ricordo che il primo recinto era il mondo tutto, il secondo recinto diventa il commercio, ma sempre dappertutto, perché UCC è sempre uno recinto, non è che cambia molto. Quindi io mia mamma mi ha iscritto all'anagrafe, ha dato il consenso all'emissione di un titolo a mio nome, perché siamo in un'azienda di diritto privato. E che quant'è questo titolo? È 2 milioni di euro più o meno. E quindi dov'è? Il mio conto corrente, giusto? È mio, è il titolo mio. No. Grazie a quel famoso diluvio universale, istantaneamente noi usciamo dalle acque, siamo nelle acque, no? Nella pancia della mamma, e rimaniamo nelle acque.
ma siccome non lo sappiamo ci disperdiamo nelle acque. E infatti ci dichiarano dispersi in mare. Al famoso certificato di nascita viene agganciato un collateral, lato A, lato B, anzi dovrebbero essere anche tre i fogli in realtà, uno è il titolo e l'altro è il collateral, dove tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, che sia aver studiato, che sia aver partorito, che sia aver creato aziende, che sia aver fatto il militare oppure no, ci dà punti, euro, ok? Infatti anche quando diventiamo pensionati, questo bondo non lo usiamo, non è che non lo usiamo. Come lo usiamo? Con la sanità? Lo usiamo con la scuola? Lo usiamo, non so, con il ticket? Tutto quello che sembra gratis o sembra dato dallo Stato di diritto sociale è esattamente vostro. Anche prestiti, perché quando prendete un prestito, la vostra richiesta di prestito viene girata, viene messo un timbro con scritto per valuta, è rosso il timbro, for value, viene inviato il vostro certificato, la vostra richiesta alla BCE, in questo momento prima Banca d'Italia, e viene chiesta la stampa, per valuta, infatti si dice per valuta, cioè mi stampi quanto ho chiesto. Poi qui c'è qualcuno che ne sa ben d'onde di queste cose. Per riserva frazionaria non chiedono proprio quello lì che noi abbiamo chiesto, chiedono molto di più, è il nostro bond, e ci danno il prestito dicendoci, tanto volendo a garanzia tutte quelle che noi pensiamo che sono le nostre proprietà, ma che non lo sono, perché sono titoli d'uso, ripeto, e a quel punto ci chiedono anche gli interessi. Ma voi lo sapevate? Lo sapevamo? No, perché noi siamo nati in questo recinto che è, come diceva un famoso film, per la mente, perché è fatto proprio preciso, non c'è modo, c'è qualche via d'uscita, ma siamo quasi bug, ok? Ok. Quindi sul mio nome a quel punto viene creato il bond, il mio nome viene scritto in maiuscolo, o meglio, in stampato maiuscolo, ok? Lo stampatello. E il mio bond è Banco Barbara. Quando scrivete su un foglio e dovete fare una domanda, allora dove dovete mettere nome e cognome? Mettete cognome e nome, giusto? Cognome e nome. E sotto invece firmiamo nome e cognome, ma non firmiamo in stampato, firmiamo in corsivo, con la lettera maiuscola grande, così ci hanno insegnato, giusto? Quello è l'uomo che in realtà è morto per il diritto dell'ammiragliato e grazie al diritto testamentario esattamente a 10 anni, quando dopo 10 anni dalla scomparsa nelle acque viene dichiarato morto in mare. Quindi prima siamo dispersi, poi morti. Che succede quando moriamo? Che il bond torna nel trust all'emettitore. E il beneficiario? E come funziona? È strana questa cosa, no? Allora, intanto, quando siamo nati ci hanno dato una cosina subito, si chiama codice fiscale, no? Quello di Mauro di prima, BNC, BBR, quello è il codice fiscale, quello è il mio numero. Noi siamo più contorti degli americani, gli americani sono facili, tessera sanitaria, conto corrente alla Federal Reserve con nome e cognome. Vero, è stato tirato fuori, sono stati tirati fuori, grazie a Ether anche questo è successo, hanno dimostrato anche questo. In Italia invece c'è un intreccio con la tessera sanitaria, è un po' così, no? Noi siamo noi abbiamo un secondo guscio, oltre al diritto dell'ammiragliato noi abbiamo il diritto canonico e abbiamo la civil law o diritto positivo in positivo, che non è il diritto americano common law, no? È la civil law. Quindi che cosa succede? Succede che quel codice fiscale mi crea vicino uno straw man, come diceva Mauro, un legal person, una finzione giuridica. Finzione giuridica, fatto mai esistito. Andate a vedervelo, Definizione di finzione giuridica. Normalmente accettato. Vuol dire che noi in realtà
normalmente accettiamo di essere una persona fisica. Guardate i DPCM a cosa si riferiscono? A tutte le persone fisiche. A tutte le persone fisiche. Io non sono più una persona fisica perché ho capito. Però poi mi devo liberare anche legalmente, perché non è che... No? Infatti cominciano le esistenze in vita. Sappiate che c'è un mondo dietro la sovranità. Ma torniamo a noi. Quindi cosa fa? Che cosa succede? Io sono morta, ok? Quindi e c'è la mia persona fisica, che non sono io, è quel pezzo di carta lì, quel codicillo lì, era lui il beneficiario, giusto? Ero io il beneficiario, io sono morta, dovrebbe essere lui, non può, è morto, è una finzione giuridica, non può essere beneficiario di niente. Quindi beneficiario è l'uomo, sempre e comunque l'uomo, no? Per diritto naturale. Quindi cosa succede? Che il bond se lo riprende l'esecutore, che è quello che lo dovrebbe pagare, perché è quello l'emettitore, giusto? E indovinate chi diventa l'emettitore? La persona fisica. Quindi ecco perché abbiamo un debito e nasciamo con debito, e ci fanno credere pure che nasciamo con debito, perché ce lo appioppano, scusate, no? No, grazie. No, grazie. Avrete più o meno letto che più o meno quello che vi ho detto, ok? Lo abbiamo scritto, ripeto, per poi darvelo per così. Poi ognuno può fare le proprie ricerche se questo è vero. Ma è vero, perché poi grazie a questo cosa succede? Che negli anni... Ah, un piccolo passaggio. Ma se è una corporazione di diritto privato iscritta alla Camera di Commercio nel 1933... ma però è diventata una mica... Oh, fermi tutti. È diventata una repubblica. Nel 46. Sì, ok. Si scrive come Italy Republic of nel 34? Già lo sapeva. Vabbè, diciamo che ha cambiato nome, no? E nel 46 diventa Repubblica Italiana. A quel punto siamo a posto, giusto? A quel punto abbiamo uno Stato di diritto sociale che ci tutela. E infatti è l'anagrafe dello Stato del diritto sociale che permette tutto questo, eh? È l'anagrafe della Italy Republic of in parvenza di Stato Repubblica Italiana che permette questo, che permette che il nostro certificato venga messo poi a titolo a garanzia dei prestiti che lei prende dalla BCE. Ultimamente abbiamo guardato, abbiamo dato una sbirciatina per vedere che succedeva, così dopo anni ci siamo rientrati. Quei pensionati adesso stanno prendendo i bond, stanno utilizzando i bond dei pensionati per prendere prestiti, per poi dovrebbero dargli, no, con il quinto, la cessione del quinto della pensione, o è l'INPS che lo sta facendo questo, eh? Sappiate che c'è scritto anche quando cambia il governo dentro la SEC italiana, andatevelo a vedere, vi prego, Edgar Cerci, mettete Italy, scappa fuori il mondo. E questa cosa non mica va bene. Non va comunque bene, stanno utilizzando i certificati dei pensionati che dovrebbero dare poi origine ai prestiti con la cessione del quinto, e poi in realtà con un bel giro attraverso le assicurazioni basta avere il diabete e non ve lo danno. Poi che ci fanno? Vabbè, lì, non so, bisognerebbe guardare i conti all'estero, per esempio, no? Sì? No? Sappiate che nel Columbia District, che è un pezzettino proprio niente dentro Washington DC, un po' come il Vaticano, ok? Un po' come l'Inner Temple a Londra, no? Quel pezzettino lì c'erano società nel 2013 come Equitalia che erano iscritte lì dentro, quindi a me chiedevano di un prestito, di un debito di 100 euro che non esiste, ma di un debito di 100 euro me ne chiedevano 500, e poi le tasse le pagavano in Delaware iscritte come organismo religioso. È verissimo questa cosa, è passata anche in TV in quegli anni, perché noi la scoperta fu eclatante, l'abbiamo subito diffusa. Due giorni dopo quella entità non si chiamava più Equitalia, si chiamava Equitas, e aveva praticamente, stava in Sud America, ok? Parì, ok? Che cosa succede? Nel 2011 viene chiesto a questo avvocato di diritto internazionale, Eterantu Cisarraf, da parte di una banca che voleva immettere un certo prodotto sul mercato, una sorta di indagine,
e che lei inizia insieme a altri due, quelli che poi vengono chiamati trustee, quindi amministratori, ok? E sul circuito bancario. Gli altri due erano un informatico, e, insomma, non erano tutti e tre avvocati in realtà proprio. Li chiamiamo avvocati perché in realtà hanno poi fatto qualcosa di alto, molto alto. Fanno questa indagine e ridicono insieme in finale il final paradigm report, che si chiama che è il final ballot. Lei Heiter proprio lo chiama final ballot, che dimostra tutto quello che abbiamo detto prima, quindi la frode sui certificati di nascita, la schiavizzazione, perché questa è una schiavizzazione degli esseri umani? No. Degli esseri viventi, bravissimo, gli esseri viventi, uomini e donne, ok? Che ripeto, non si può fare. No, non si può proprio. E infatti cosa fanno? Depositano questo final ballot, lo depositano dentro. Prima si istituiscono il trust, che è il One People Public Trust, 1776. Torniamo alla Costituzione degli Stati Uniti d'America vera, ok? Perché questo sto parlando del 2011, ancora non era successo che quella dell'83 venisse reintegrata con il tredicesimo emendamento. Depositano il final ballot, grazie a questa istituzione, di questo trust, lo depositano e cominciano a depositare tutta una serie di documenti. Ci vuole quasi un anno per depositare tutti i documenti. E credetemi, dentro una entità che fino a ieri ha schiavizzato con i certificati di nascita, cominciate a vedere apparire e la riconciliazione della terra con il primo creatore. Bolle papali? La prima? Annullare. La riconciliazione della natura con il primo creatore? Sempre Bonifacio? Annullato. Ogni documento è servito a precludere tutto il sistema che era stato fatto ad hoc per portare a quello che... Nel 2012 vi ricordo che se andate a guardare erano loro depositavano nel 2012, se andate a guardare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Inghilterra, vedete che il Covid-19 era già pronto. Perché? Perché nel 2012 proprio loro sapevano benissimo cosa stava succedendo. Non è che tutto quello che sto dicendo loro... A oggi tu dici, ma che ne so io, non mi sono formato, non me l'ha fatto sapere nessuno, non funziona così, stiamo parlando di legalese, stiamo parlando di leggi, stiamo parlando di illegale in questo senso, ok? Già nel 2008, stupido. Sì, ma, ok, questo che vuol dire? Che vuol dire che loro, con ogni documento depositato, chiudevano una sorta di recinto staccionata, ok, interna a questo sistema schiavistico. Il 25 dicembre 2000, non so se ce l'abbiamo, ma non importa, il 25 dicembre 2012, esattamente dopo quello che i Maya dicevano sarebbe stato la fine del mondo, è successa la fine del mondo, perché è partita la denuncia. Da lì una comunicazione a tutti i 195 paesi dentro la SEC americana, che avevano esattamente i 28 giorni canonici di tempo per dire no, non è vero, si fa con una dichiarazione giurata, debitamente verificata, di spergiuri, sotto pena di spergiuro e frode, non è che si fa così, non è che adesso qui a tavolino qualcuno mi dice mica è vero, no, non si fa così, si fa scritta e depositata. Dovinate un po', nessuno ha detto niente, ma perché? Dice perché è una finzione, ma l'hanno detto pure tante volte, perché c'è te pare una cavolata del genere. Ragazzi, non l'hanno detto niente perché i depositi, i certificati di nascita stavano dentro la SEC, Cioè vai a dire che non è vero, quando te l'ho depositato li deposito tutti gli anni. Cioè allora perché prima non si sapeva? Perché se siamo qua a 30 e tutti e 30 diciamo, niente, va bene così. Si chiama per assurdo consuetudine, vuol dire che a oggi noi qui siamo tutti senza mascherina, giusto? Sì. E questa è la consuetudine che abbiamo deciso per questo evento. Se noi da qui usciamo e portiamo questa consuetudine fuori,
e riusciamo in qualche modo ad andare d'accordo con quelli che invece se la vogliono mettere, questa è consuetudine, anche questa. Cioè, calcolate, stiamo mantenendo in piedi a livello energetico il fatto che non diventi legge. Perché un popolo legifera solo in un modo, lasciamo perdere il referendum, lasciamo perdere tutto quello che è votazioni varie e eventuali. L'unico modo in cui legifera veramente il popolo è la consuetudine. Usi e consuetudine. Usi e costumi. Però la paura? Me lo cambi per favore? Sarà fatto. Grazie. Quindi i depositi sono lì. Parte la denuncia, 28 giorni, nessuno dice non è vero, non lo possono fare, e quindi a quel punto parte la preclusione. Che cos'è la preclusione? Un bel timbro rosso con scritto fuori closet. Non è, come si sente dire adesso, il commissariamento. No, il commissariamento rimane, lascia aperto una spirale. La fuori closet vuol dire chiuso. Vuol dire che da lì in poi ogni azione che tu fai è in disonore, si dice così nella legge dell'ammiragliato, e crea pregiudizio. Che cos'è il pregiudizio? Giudizio. Un rimedio. Il pregiudizio è qualcosa che ti dà origine a qualcosa che si chiama compensazione, qualcosa che noi possiamo chiamare come, possiamo proprio bassa bassa, una multa, una... Io, tu mi fai una cosa a me e io ti devo restituire, questo è il rimedio, la compensazione, no? Quindi ogni volta che si crea pregiudizio, a tutti i livelli, perché qui ricordiamoci che stiamo parlando a tutti i livelli, se ricordate la prima cosa che ci hanno preso è l'anima, no? A tutti i livelli io creo quindi una sorta di debito nei confronti di chi? Mio? Nei confronti di chi ho creato pregiudizio. Vi rendete conto dal 2013 a oggi quante volte vi hanno vessato con la multa, col mutuo, con il pignoramento, e mica solo noi, a tutti. Quindi questo ha creato una marea di pregiudizio. Tanto che ormai il sistema, come diceva Mauro, è finito. Perché prima hanno usato tutto quello che era nel materiale, visibile. Poi hanno usato tutto quello che era nel sommerso, che era uguale. No? Tutta la mafia, mafietta, tutta roba, tutto un sistema integrato, holding, una, no 10, loro sono uni, noi invece divisi tutti, ok? E sono pochi, ma pochi so, eh. Siamo noi che lo manteniamo in piedi il sistema, no? Perché in realtà diventiamo agenti del sistema quando facciamo il nostro compito, che sia il vigile urbano, che sia il militare, che sia anche il dottore, no? Ma anche chi apre il negozio, tutti l'abbiamo fatto, mettiamoci l'anima in pace, togliamo quel famoso senso di colpa, perché adesso lo sappiamo, e se noi invece di senso di colpa, quella parola lì, ci sostituiamo responsabilità, è finita, è proprio finita. Non è finita però, perché Eder ha precluso tutto, fuori closet, e ha pignorato tutto. È partito il pignoramento globale. Ma il pignoramento di che? Di tutti i trust, di tutti i bond, di tutte le entità. Sappiate che il comune di vostro, il comune di Roma, è quotato in borsa. Come quotato in borsa il piccolo comune, piccolo piccolo, ma anche il Ministero del Tesoro è quotato in borsa. Ok? Quindi ASL, azienda sanitaria locale, le scuole non hanno più un preside, hanno un dirigente scolastico, no? È tutto privatizzato. Sono capillari, mica no. E però tutto questo è confluito tutto nel pignoramento globale. Quindi quando qualcuno come entità corporativa mi parla, con chi parli? Con la finzione giuridica? C'è più? È là dentro? Guardate che questa cosa, quando è venuta fuori nel 2013, ci ha sconvolto tutti. Non è che noi siamo rimasti esattamente così, no? Poi in realtà è partita la divulgazione, ma è partita veramente bene, tanto che a oggi io ho saputo a oggi quanti eravamo nel 2013. Eravamo 50 milioni nel mondo che usavamo questi documenti. OPPT Canada, OPPT Inghilterra, OPPT Francia, OPPT, era dappertutto, capofila d'Italia.
E infatti la distruzione doveva partire da lì. Ve lo racconto questo fatto perché ora è tempo di raccontarlo. Nel 2013, dicembre 2013, i gruppi di studio avevano cominciato a fare seminari come questi, e uno di questi è stato fatto a Tirrenia. 180 anime c'erano in quella sala, che venivano da tutta Italia, e la divulgazione, capite che a questi livelli prende un... Beh, noi siamo 100, non so quanti siamo, ma siamo tanti, perché non siamo solo questi qui. Zoom non c'era nel 2013, giuro che non c'era, no? Quindi quelli che erano lì erano lì. Invece adesso siamo tanti di più, no? Sembriamo, sempre quella sensazione che ci avevamo di sembrare pochi, no? Perché eravamo quei quattro gatti. Tanto sta che dopo quel seminario di Tirrenia e l'arrivo dei documenti di Io, quindi questi documenti di cui parleremo poi nella seconda parte nel pomeriggio, cosa succede? Che ci chiama la procura di Trani. A quel tempo la procura di Trani era quella che andava contro le mafie, cioè era quella che in quel momento aveva gli occhi puntati perché stava facendo un ottimo lavoro sulle mafie. Ci chiamano e grazie a quello che in quel momento teneva il sito, era un po' il nostro punto di riferimento, ma era soltanto perché sapeva, Eter era in contatto con noi, la sentivamo quotidianamente, e ci dicono: sappiamo che state studiando questi documenti, eravamo 13, non eravamo un gruppo fortissimo, sappiamo che state studiando questi documenti, è vero, è successo, che cosa dobbiamo fare? Noi la terza affermazione pensavamo: adesso vi veniamo a prendere, ok? Vi portiamo in carcere e c'è grazia. Invece ci hanno chiesto: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Immediato è military order, che è quello del primo invio che stiamo facendo adesso. Ecco, così spiegato il perché. Perché military order è un documento della procedura OPPT che dice: arresta il sistema. Io ho adorato sempre il pulsante di... Quindi, cessa e desisti da ogni forma di schiavitù. Vi prego, è sul sito, l'abbiamo tradotto in italiano, leggetevelo. È bellissimo. Dice a te, alle forze dell'ordine, perché sono quelle che hanno le pistole, no? E hanno quello che oggi si chiama autorità. Ecco, quelle che sono oggi le autorità si tolgono il casco davanti alla gente, si girano e vadano a arrestare chi devono arrestare. Quello era quello che dovevamo dare, no? Era logico, c'era un ordine militare fatto apposta per questo. Guardate che nessuno dei depositi di etere è a caso, neanche il più piccolo. È tutto fatto talmente tanto bene che sembra quasi, no? Sembra quasi, dici, ma... Da, che è partito un po' da qua, da quel chakra, no? Quello un po' più alto, no? Quello, forse anche un po' più da quella ottava super dopo, no? Quella dopo, no? Un po' da dove viene la musica di Marco, no? Da quel livello lì. Ecco, tutta la procedura aveva un senso. E aveva un senso anche quello che è successo dopo. Perché noi ci siamo incontrati per decidere, pure se ci fosse stato anche da decidere, no? Però non c'era noi. Quello che c'è qua oggi, che si sente proprio, io credetemi, la sento proprio forte questa cosa, non c'era nel 2013. Perché? Perché c'era più quello sa fa quella cosa, cioè io sono, c'era, no? Io sono, ma no, io sono a livello spirituale, no, era io sono, io sono, io sono, io sono io, no? E tu sei tu. E allora ancora no? Non avevamo capito, infatti non ha funzionato. Ma che cosa non ha funzionato? Intanto il sistema aveva capito bene cosa stava succedendo, lo sapeva, quindi aveva infiltrato nei gruppi una signora, nomino soltanto il suo nome, Valeria, non nomino il cognome perché per rispetto anche alla privacy della signora, ma si chiama Valeria, aveva una posizione anche di rilievo all'interno dei gruppi perché era bravissima alle ricerche, era bravissima a mostrare questa sua capacità, no? Sapeva l'inglese bene, quindi aiutava molto, non era l'unica che traduceva, ce n'erano altri diversi, insomma non li nomino sempre per rispetto, ma Eugenio, c'era Mila, c'erano tanti anche fuori dai gruppi che intanto tutti bene o male si davano da fare. Chi non traduceva sperimentava,
ok? Quindi tutti avevamo il nostro compito. Era stata messa lì, proprio lì, per fare in modo che quel documento non venisse mai consegnato. Perché vi ricordo la seconda, il secondo recinto italiano, no? Quella della civil law, della legge impositiva impositiva. Quindi doveva essere consegnato proprio... Ma... Mi vedi? Sì, perché l'uomo quando torna dalle acque, lo vedi te? Dice, ma no, se no che ne sai che è tornata dalle acque? T'ho visto, mi vedi? Sì, ti vedo, sono una donna viva. Ti sto facendo una notifica, quello che facciamo col primo invio. Ti sto facendo una notifica, sono una donna viva, sono un uomo vivo, sono tornato dalle acque. Cessa e desisti da ogni forma di schiavitù. Cavolo, alla procura lo davamo? E invece no. Non si è potuto fare questo, perché? Perché era tutto, è stato tutto deviato sulla richiesta del certificato di valore. Cos'è? Certificato di valore, ve lo accenno, ma vi prego, valore parlo, valore parlo, e il valore, dopo pranzo vi spiego dov'è il valore, con i documenti, alla mano. Eder doveva in qualche modo creare e dare un valore al risarcimento danni, che cioè ci hanno schiavizzato, non è che passa così, dice vabbè tutto a posto, no? Due lien commerciali, due lien, un true bill e un commercial bill di 5 miliardi in oro per l'anima, giusto? Prima quella hanno rubato, e 5 miliardi in argento per il corpo. Riequilibriamo, ma quanto è grande questa cifra, no? È enorme questa cifra. Di valore. Quindi cosa decise in qualche modo di seguire? Di seguire la ricerca di questo, no? Perché e infatti lì è stata la morte del gruppo di studio. Io sono stata buttata fuori alla mia accezione, no, non esiste. Allora ho capito che c'era qualcosa che non andava, no? Perché i documenti parlavano chiari, non era una cosa che ci si poteva tanto girare intorno, no? Il valore era valore, ok? Quindi c'era tutta una parte spirituale che doveva essere compresa. E invece a quel punto io ho buttata fuori dai gruppi, loro hanno provato a fare anche questa cosa e poi piano piano tutti sono è stata una deflagrazione, credetemi. Ma non ho capito, è stato proprio ricercato il valore? No, era stata chiesta in realtà di creare il certificato di valore, proprio un certificato di valore, un DOV, mm-hmm. Declaration of Value, e portandolo a, facendoci mettere un timbro dalla procura di Trani, saremmo dovuti andare alla banca a ritirare con la procura di Trani. Perché volevano i soldi. No, volevano andare in galera tutti, perché se tu non esisti, che timbro ti faccio mettere? Nel momento che io ti faccio mettere un timbro sul mio valore, io risolvevo. Oltretutto un timbro del sistema. Esatto, è quello. E poi vai a prendere dove? Dentro la banca, ma non era preclusa e pignorata pure la banca, perché... La preclusione è delle banche e dei governi. Senso. E infatti, vedi che noi c'è oggi? Voi me lo potete dire tutti che non c'ha senso, no? Le banche sono precluse, la corporazione è preclusa, ma allora che vogliono? Cioè, vogliono solo il military order. Solo quello potevo dargli, un ordine. Come siamo partiti con questi argomenti, è un ordine. Io ti do un ordine, prendete il vostro potere, l'ordine di fermare tutto questo dentro. Perché la guerra è finita, ok? Io non so neanche dove siamo arrivati, sono andata come al solito leggermente a braccio. Vabbè, dire che i documenti di Eder, a questo punto, dopo l'istituzione del fondo One People, dove si è confluito tutto il pignoramento globale, OPPT, One People Public Trust, 1776, si congela, Eder chiude tutto, congela tutto, mette un guardiano, così si dice nei trust, e rende tutta la procedura Willow, vuol dire in perpetuo, non devo ridepositare niente, tutto chiuso in realtà, a Washington DC non si deposita più niente, quindi come ha fatto il sistema a funzionare? Ha creato un clone, allora gli piacciono tanto, proprio tanto, tanto. Ha creato un clone che si chiama UCC1 Roma 2 e adesso si passa dal country clerk, ma in realtà questo ha creato, continuato a creare pregiudizio, Oggi è tutto impossibile per loro, perché sono talmente tanti in pregiudizio che veramente su tutti i livelli ormai è impossibile. E perché? Perché ecco perché si è manifestata anche la coscienza, no? Quella di noi, a cui noi ci agganciamo, perché non è che sono arrivata prima io, però tu sei arrivata seconda, quella è arrivata te. No, la coscienza l'abbiamo manifestata noi insieme,
come diceva Ether al tempo, diceva, perché noi no, cioè grazie, e lei diceva no, grazie a voi, io non avrei potuto fare niente senza il vostro basta. A livello energetico abbiamo raggiunto noi quel minimo sindacale, chiamiamolo così, no, energetico, che ha potuto permettere la manifestazione di tutto questo. Altrimenti niente. Quanto tempo ho? Scusate. Io chiacchiero. Vai. Aspetta che ci sto arrivando. Sì, ma tanto abbiamo finito, ragazzi. Perché la parte più documentale ne parliamo con calma dopo pranzo. Eccola. Oh, vedete un po'? Allora, che cosa dicevamo prima di quel fondo? Il fondo si chiamava One People, un popolo, giusto? Popolo uno, come vi pare. E a nome di chi, Quei 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento a testa? No, solo a testa. Di chi sono? Di valore. Sono di eterna essenza. C'è qualcuno qui che non è eterna essenza? Noi, no? Eterna essenza. Io sono eterna essenza incarnata. Anna, anima, spirito, mente, giusto? Il triangolo è questo? Il corpo è dentro. Il corpo lo hanno messo dentro. Il corpo è dentro, è il bene. Il corpo è il bene. L'amministratore, il beneficiario e l'esecutore sono anima, spirito, mente. Il corpo è il bene, che sta evolvendo, no? E che sta. Il trust in sé per sé vuol dire fiducia, non è una cosa brutta, è una cosa meravigliosa. È come lo usi un po' le cose che, no? Dipende. L'energia è neutra, giusto? L'energia non ha il bene e il male, è qui. È mente che discerne, dice quello è bene e quello è male. Se soffro cresco, se non soffro non lo so, però tutti anelliamo a non soffrire poi nella vita, no? È mancante, non c'è, non manca offerta. Eterna essenza perché? Io sono eterna, anima, essenza, spirito, incarnata. Mente. E io sono chi? Quello che guarda tutto dall'alto. Io sono il testimone, la coscienza. È tornata, eh? Però stavolta, siccome l'esperienza di essere Giattrina ce l'aveva avuta, mi sa che stavolta ha deciso di essere ovunque nello stesso momento e forse ci stiamo dando anche una mano. E di? Mi sa di sì. Allora, diciamo che con questo documento, Eternal Essence, che deposita insieme al fondo, IUV, scambio di valore universale, io valore universale, scambio di valore universale, si instaura cosa? La fine del sistema schiavistico e l'inizio di una nuova matrice. Che matrice è? È una matrice che lei immediatamente prende, era l'unica che lo sapeva, giusto? Era l'unica. Produce quattro documenti. Il volere e la parola di io sono, ve lo dico in italiano, The Will and Word of I, in inglese, Declaration of Depositary and Deposit of I Am, dichiarazione del depositario e del deposito di io sono, Declaration of Receipt, dichiarazione di ricevuta, e Declaration of Conversion, dichiarazione di conversione. Prima li produce di io e poi li produce di I Am, perché è essente e agente, io e io sono, giusto? Io sono che fa qui nella materia, come diceva Marco, no? Mauro, se non torno qui, no, prima salgo su, dichiarazione di io, e poi scendo nel io sono, prima io o sono, giusto? E che cosa ha fatto? Le avrà depositate da qualche parte? C'era qualche parte? No, aveva appena precluso tutto, perché in qualche paese non c'era dentro, c'era la Russia non c'era, la Cina non c'era. Ok, la Cina non c'era, la Russia non c'era, diciamo, non c'era l'Iran, non c'era la Siria e non c'era la Libia in quel momento. Ma guarda un po' questi paesi, occidenti, ma accidenti proprio, no?
Vi ricordo che, come abbiamo già detto, la Russia non c'era. Bielorussia? Sì, c'era, solo la Russia non c'era. Nel 2013, se, geopoliticamente, era fuori la Russia. Però vi dico una cosa, quando crolla tutto il sistema economico legato ai 195 paesi, a livello economico non potevano resistere, no? Dare, avere, dare, avere, dare, avere, no? Se non c'è più avere, finito, ok? E infatti, poi, diciamo, poi di questo c'è pure chi è più esperto che mi può anche dire di più, no? Ma a me interessa farvi capire che cosa è successo poi in realtà, no? Quindi, avete qualche domanda? Sì, che fine, dove è stato poi depositato? No, è stato depositato. E dove si trova? Sul sito, a disposizione di tutti. In Edilessa. No, no, sul sito internet, clicco, guarda, proprio, scusate, lì c'è, ma, c'è una cartellina. Marco, ti dispiace? Grazie, scusate. Oh, che mi fai? Ma mi ha fatto la cianchina. Eccolo. Dichiarazione, volontà e parola di io sono, in italiano è The Wind World of I. Ecco, alieno, scusate. Questo documento ha lasciato Eder e io, fortunata, cacciata dai gruppi, la mia scatolina, che ne avevo già firmati, quelli di AI specialmente, eccoli, esattamente quelli che ha prodotto lei e che ha dato subito a noi. Ma non devono essere depositati. Ma non esiste proprio. Perché? Perché non esiste ancora tuttora, eh? Perché loro, perché sono andati avanti tutto questo tempo? Perché tu lo sapevi? No. Molto bene. Anzi, disinformazione. Sì. Si chiama consenso. Che è uno dei poteri più grandi che noi abbiamo. Ma i media? Ascoltami, non lo so, adesso non voglio parlare di Trump. Non voglio parlare di Trump, però della fuffa che c'è dietro, insomma, non se ne può non parlare, no? Sono talmente tanto corrotti che a questo punto, cioè, hanno già dichiarato un presidente quando nella realtà ancora non si sa. Poi chi vince vince, però non si sa, ok? Ma questa è la follia, ok? Senti, prego. Tu sei partito dalle bolle papali, lo vuoi sapere? Sì. Anunnaki. Ah. Anunnaki. E anche Ellie. Saliamo, insomma, il codice di Hammurabi. Non vi preoccupate, guarda che qui è, diciamo, quasi iniziato tutto un po' così, ok? Allora è il vero parassite. Beh, ancora mica siamo... Il vero coronavirus. In un certo senso è il vero parassita... È il non sapere, l'ignoranza, no? Non ricordarsi chi siamo. No, infesta l'evento. Corona. Nel senso sì, infesta l'evento. Beh, ma io vedo, vedi, per esempio, c'è sempre un modo diverso di vedere le cose, no? Quando mi parli di coronavirus, mi immagino che questo virus in realtà ce le aprirà le menti. Ce le aprirà. Il modo di vedere, no? È giusto, tutto giusto, perché l'energia è neutra. Anche come Stromae è una cosa finta. Sì, lo Stromae è l'uomo di paglia, è una cosa finta creata come funzione giuridica. Anche il virus è fintissimo. Sì, perché John Ioannidis della Stanford University ha detto che il più grande virologo del mondo ha affermato che abbiamo tracce dell'adena, ma non abbiamo affermazione di un virus, allora non potete fare un tampone. Sì, lo so, adesso, ma se andiamo a guardare un po' più su, sono esosomi i virus, c'è in realtà, capito? Non è l'argomento, capito? Ma anche esiste un virus a tutti i livelli, magari il primo livello è quello del il virus è noi è, a questo punto, lo sai? Siamo noi il virus. Siamo noi il virus. Va bene, va bene. Ci piace il virus, a questo punto si annunciano. Scusate, non capisco cosa mi chiede. Allora, mi dice, nel momento in cui... Noi prendiamo, accettiamo, questo dormente, smettiamo un atto. Ok. Questo è lo stesso dell'essere sovrani? Questo è essere vivi. Essere vivi, ok. Essere vivi. Questo è un documento che comincia dicendo: io sono eterna essenza completamente incarnata nel corpo
compresa questa particolare incarnazione percepita come Barbara Bacco. Ok, e questa è quella del, che è la bolla di Bonifacio? No, questa, no, questa è quello che ha prodotto Heather dopo aver chiuso tutto. Ha precluso, ha pignorato, ha chiuso e ha prodotto questi. Ha detto, me lo sono sentito dire anche da qualcuno di molto informato, nel senso che sa bene che cosa è successo, mi sono sentita dire, alla mia domanda, perché Heather non li ha depositati? Secondo te allora? Era un discorso, chiaramente io lo sapevo perché no, però... Era un discorso dove lui mi portava delle accezioni, mi diceva, ah no, perché se non depositi, loro non lo sanno, esatto. Loro allora come fanno a riconoscerti, ma chi mi deve riconoscere? Ma, chi, ma se ormai io devo riconoscere te il sistema, perché tu esista, ok? Perché mi hai schiavizzato, capito? Mi hai levato il mio potere e l'hai usato contro di me. Quindi sono io che ce l'ho il potere. Perché sennò, ma che dove, perché dovevo fare tutto questo casino? Abbi pazienza. Ma perché se ci avessero veramente loro il potere, ma perché dovrebbero fare tutto sto casino? Però ma fatevi una... Se vengono mandati via mail, tutto vuol dire che qualcuno... No. Allora noi che facciamo adesso? Siccome quel famoso 2013 è stato bloccato l'invio del military order, noi gli diciamo, allora guarda, il military order lo posso mandare anche senza questi, ma io sinceramente gliel'ho mandato con questi, ok? Prima gli dico, io sono tornata dalle acque, me lo dico a me, perché non l'ho data a nessuno, guarda, perché c'è nessuno per scoprire. Me lo dico a me, con la carta. Diciamo che quello viene, scusami Barbara, dal fatto che noi siamo strutturati, abbiamo una struttura mentale che è nata nel sistema e diamo per scontato che per essere riconosciuti dall'altra parte... La carta d'identità. Il mio nonno la chiama la carta di Indirindà. Aveva ragione, miseria. Aveva ragione. È vero. Però non ti devo interrompere, mi dici di dire quello che stavi dicendo. Mi ricordo che in questi ultimi 7 anni io quello ho vissuto da sola in questa situazione, ok? Sapendolo, ecco. Perché lo devo far riconoscere? Quello che stai dicendo? Non lo voglio far riconoscere. No, io non gli sto dicendo timbramelo. Quando io lo invio per mail, non gli dico timbra. Dimmi che ne pensi. Non gli dico, guarda, me lo autorizzi. Una comunicazione di cortesia. Diciamo. Si chiamano, guarda, quello con cui parliamo col sistema si chiamano proprio notifiche di cortesia. Ah. Perché cortesemente ti faccio sapere. Ma veramente cortesemente, perché la gente che ho di fronte, la gente, nel senso, è che ne so. È loro dall'alto lo sanno, fanno in modo che la gente non lo sappia e guardate che per una legge loro che si chiama Principal Agent Doctrine CC1308 loro dovrebbero comunicare la dirigente, comunicazione al dirigente e comunicazione alla gente, comunicazione alla gente e comunicazione al dirigente, è una loro legge. Quindi in realtà questi sono i disonori. Oh, perché quello lì che sta lo sportello, mica gliel'hanno detto, sai. Glielo dici te con la notifica di cortesia, quello se lo vede avanti dici che è. Barbara, ma i prefetti e i procuratori la sanno? Vabbè, adesso la sanno sicuro, nel senso che pure se non se non la sanno, noi la mandiamo alla procura, alle procure di tutti, e non solo, le mandiamo al consiglio, ci cioè, avete presente il consiglio di supremo della magistratura? No, scusate, il della difesa, quello di Mattarella, ecco, noi l'abbiamo mandato esattamente a tutti quelli che erano lì. Sì, tutti quelli lì. Quindi in pratica anche l'ultimo vigile urbano, no? Polizia municipale, adesso lo sanno. Sono usati. Certo, ma quelli poi ancora di più, perché vi ricordo che diceva un famoso politico italiano, diceva l'uomo con la scatola nera, diceva che il potere logora chi non ce l'ha. Quindi in realtà quelli che sono un po' più, in certo senso, non dico che sono tutti così, no, ma in realtà la frustrazione, penso che non mi vede più nessuno, scusate, no, per rispetto a quelli che stanno, non so se là, ecco, scusate, grazie. Quelli che stanno lì, no, che non hanno veramente un potere, anche se indossano una divisa, che succede? Che quando si sentono nel potere, no? Ma guarda, questo succede anche con i negozianti, quelli che adesso dicono io ho l'autorità di farti, che cosa c'hai te? No, perché chi te l'ha data sta autorità? Basta quella all'ingresso titolare. Basta quella all'ingresso dell'euro. Te sparano, cioè, e dici no, te non entri, metti la mascherina. Okay. Okay. Quindi mi puoi girare per favore per vedere se non se abbiamo qualche altra cosa da dire, ma penso di no. Ah, che abbiamo... ci avrei la 9.
no? Ok? Quindi in realtà qui è tutta una questione di potere. Perché? Perché ce lo giochiamo, vedi perché? Perché non abbiamo il nostro potere personale, vero? Il nostro, questo no? Non c'è, perché abbiamo sempre delegato. Ci pensano i nostri politici a mettere le cose a posto, no? Lo fanno anche loro adesso. Delegano al negoziante. Sì, ma gli delegano una responsabilità, però, capito? Certo. Gli delegano. Ecco perché la notifica di cortesia. Perché quell'uomo lì non lo sa di essere tornato dalle acque. E agisce in piena responsabilità personale. Tutti in responsabilità illimitata. Che vuol dire? Vi ricordate Mauro che diceva prima: io mangio la mattina e so che sono in responsabilità. Perché? Perché il potere chiama per obbligo responsabilità, altrimenti non ce l'avrò in funzione di quanta responsabilità mi prendo, no? E infatti c'avete potere adesso? Non ce l'ha nessuno potere, lo sapete perché? Perché se ne sono preso tutto, ce l'hanno tutta loro la responsabilità, gliel'abbiamo delegata, no? Le votazioni, la mascherina, anche quello è una delega, perché se io me la metto vuol dire che in qualche modo non mi sono formata. E ho quindi delegato il mio sapere a qualcosa che si chiama scatola nera, è lì e decide per me. Addirittura mi sono fidato più degli altri che di me. No, ma sicuramente mi sono fidato più degli altri, ma più che fidato mi fa comodo, dai, diciamoci la verità. Me l'ha detto la televisione, ha capito che me l'ha detto la televisione? Ok, è qua. Senti, siamo arrivati però. Qualche risposta a questi documenti spedibili? Allora sì che me le do le risposte, certo che me le do le risposte, voglio sapere però che ore sono così mi rendo conto quanto 35. Luna 40, 43. No, 40. No, allora siamo nei tempi. No, bravissima. Wow. Io non pensavo di anche essermi dilungata, le 1:45. Allora, ok, lo dico dopo. No, lo dico dopo questo, invece ti rispondo. Che succede? Allora, che cosa è successo quando noi con questa famosa notifica di cortesia facevamo presenti che sapevamo quello di cui stavano parlando, no? Sapevamo che la multa che mi arrivava non era più in onore, perché il debito è stato tutto annullato, eh? Nullo e annullato, come sono state nulle e annullate tutte le finzioni giuridiche, nulle e annullati tutti i contratti, perché sappiate che la vita è un contratto, no? Anche qui abbiamo fatto un contratto per venire, no? Ok? Che sono annullati tutti i debiti e tutti i crediti, perché io non voglio niente da te e tu non vuoi niente da me, così stiamo pace, no? In onore. Però il pignoramento globale è avvenuto, non è che quello perché tu non vuoi niente da me, io non voglio niente da te, quello non esiste. Quello esiste, e poi ne parliamo dopo dove, no? Esiste nel depositario il deposito di io sono. Che sono io? Sei tu? Siamo tutti depositari del valore e creatori del valore. Perché guardate che qua, mi diceva Mauro, no? Io creo come? Creo con le azioni, creo con le parole, ma creo anche col pensiero, come creo anche il karma col pensiero, tutte e due, no? Il karma è finito, andiamo in pace. Quindi che cosa succedeva quando mandavamo queste famose notifiche di cortesia? Sparivano, non funzionavano a tutti, perché questo documento, se è legale e legittimo, non funziona a tutti? Perché lo faccio funzionare io, è la mia consapevolezza che lo fa funzionare. Ecco perché siamo partiti con un discorso base, ok? Quello è base. Se non ho capito che sono io il creatore, do il potere a cosa? Ecco la responsabilità e scarichiamola ancora. La responsabilità è il documento di risolvermi la cosa. Non funziona, no, guarda, non funziona. Ma tanti si sono visti sparire le banche. I pignoramenti fermati a 3 giorni dal pignoramento, le banche si ritiravano così magicamente. Ci hanno risolto cause in tribunale, chiaramente nell'onore, perché non è che... Sappiate che per esempio nel diritto naturale, se io uccido una persona, un uomo, scusate, nel diritto naturale le persone non esistono, giusto? Non esistono. Se io uccido un uomo, l'unico remedy che c'è è la vita dell'uomo, è mio,
Ecco perché attenzione ai Salvatori, eh. No, attenzione ai Salvatori. Hanno ucciso tante persone, hanno ucciso tanti uomini. No, se a me capita di uccidere un uomo, dico, lo faccio, non lo faccio intenzionalmente, ok? Faccio un incidente con la macchina, uccido un uomo, ok? In realtà, l'unica cosa... Allora, facciamolo dal più positivo. Salvo la vita a un uomo, va bene? Che vale anche per il contrario. Salvo la vita a un uomo. Quell'uomo, per ricambiare questo mio atto, che cosa può fare? Solo darmi la sua vita. Ecco perché, no? Siccome io non ti uccido quando durante le conquiste, io non ti uccido, tu diventi il mio schiavo. Sicuramente subito mentale. Vabbè, quello sono stati bravi tanto, e continuano ancora. E quindi come si fa? Si fa che i Salvatori, attenzione. Ok? Attenzione a chi vi vuole salvare. Tutti, non voglio fare nomi e cognomi, forse anche sì, però non lo faccio, ok? Anche quelli che noi stiamo aspettando come salvatori, che siano in una parte, che siano dall'altra, che siano dall'alto, che siano dal basso, dove pare, sono sempre sole. Sole. Sì. Anche perché, ripetiamo, ma perché lo dobbiamo, dopo dobbiamo delegare, no? Lì, allora a quel punto sei te che decidi cosa fa, ah, lì siamo da capo 11, lì addirittura è l'imposizione perché mi hai salvato la vita, ho lasciato che tu me la salvassi in qualche modo, no grazie, me la salvo da sola, ok? Grazie. Sufficiente? Perfetto. Perché dopo ce l'ho anche altri molto più interessanti. Scusa, posso chiedere? Ultimi praticamente, quelli che stanno succedendo adesso. Il discorso Salvatori, fra virgolette, magari a livello singolo, ognuno per sé, ma quando si parla di livelli un po' più alti, magari c'è qualcuno che ha le conoscenze, che ha le possibilità, che ha... Quello è uno scambio però. ...che gli permette di fare quello che può fare a livello più alto. Ok, su un gruppo... Facciamo nome e cognome, ok? Perché non lo volevo fare, assolutamente. Sì, un certo Donald J. Trump, che è fantastico, io lo adoro, ok? Heather dice di lui, Heather, che è con cui ancora... Lei parla ogni tanto, dice di lui, mi fa sorridere, è un amico, ma Gesara, Nesara, GRV, Quantum Financial System non esistono, non sono concessi, solo accesso diretto al valore. Che vuol dire? Intanto Nesara e Gesara erano quelli sui sindori di prima, giusto? Già sono andati a finire. Bravo, tutto lì. Quindi che cosa possiamo dire? Che io adesso in questo momento posso dire cosa faccio io contrario. Bravo, cioè grazie, cioè guarda, sarà più facile parlare con te, sono sicura, ok? Però io ci parlo con te, io mi metto a tavolino con te, io decido, le sorti di questo pianeta devono interessare pure me. Sì, non è che con questo deleghiamo e lasciamo che tutto venga. Brava, non è che tu arrivi e mi salvi adesso, no. Tutti di bravo Trump, dico che però salvato. Esistono che figure che magari agiscono ad un livello diverso. Guardate che Trump c'ha il military order in mano, sia chiaro, guardatevi l'ordine esecutivo del 2017, quello per la schiavitù, vi prendete il military order, vi prendete l'ordine esecutivo, lo guardate insieme e dice ok, recepito perfettamente. Heather è stata arrestata davanti alla Casa Bianca nel 2017, il 17 luglio 2017. Indovinate che era andata a fare da Trump. Lei è partita dall'Italia a maggio e ha detto basta, ora dove vai? In America, c'ho da fare. E lì che è successo in realtà? Ve la racconto, visto che ci abbiamo ancora qualche minuto, sì, sì, sì. Così almeno quando saprete che Heather è in carcere. Bravo. Perché c'è andata? Perché siccome la divulgazione era stata fermata, la divulgazione è stata fermata quando lei ha dato i documenti della nuova governance, di cui parleremo sempre dopo. Cioè, dopo aver prodotto i documenti di Io Sono, ha creato 4 documenti per parlare tra di noi. Come ci parliamo noi tra di noi? Oggi non esistono più registri, il catasto. Non è che casino, e mo'? Senti, abbiamo una cosa da fare insieme, la famo? Così si fa, ok? Poi ci diamo una bella stretta di mano, tocca scriverlo perché ancora non abbiamo ben capito che la carta non ci serve a niente, e poi andiamo, ok? Facciamo un contratto tra me e te in onore, no? Ok, prima si faceva così.
Adesso si scrivono due righe e la firmiamo tutte e due da io, se noi siamo a posto, noi siamo qua. Quindi la divulgazione si è fermata quando lei l'aveva dato questi documenti, no? L'aveva fatto, aiutato a tradurre, eccetera, eccetera. Parla italiano, Ellen? Sì, sì. Ma era stato tutto fermato. Siamo nel 2014. Tacchio. Lei diceva ci volevano 2 anni, eh? Cioè 2 anni è finito tutto. Con la potenza di oggi, con il noiea, il livello di coscienza di oggi, insomma, fatevi due conti, che te ne devo dire, fatevi due conti da soli, quanto ci mettiamo a risolvere la situazione. La facciamo entro dicembre. Te l'appoggio, te l'appoggio. Ecco, così si fanno, no, le assemblee, cioè, avete presente il pianeta verde? Sì. Uguale, uguale. Che succede? No, che succede? Succede che lei capisce che l'unico modo per muovere le acque è quello di andare a toccare quel famoso bond. Lei lo sa dov'è, no? Lei lo sa benissimo dov'è. Quindi gli americani gli chiedevano dov'è il bond? Dov'è il bond? Voleva dire che anche in America non è che avevano capito bene bene, eh? Okay. E lei crea il Factualized Trust, è un documento, Original Factualized Trust, e lì c'è pure addirittura conto corrente, no? Che è la carta, famosa carta sanitaria degli Stati Uniti d'America. Quindi spiega in un video agli americani come si accede. Gli americani, quelli che cominciano a sapere la cosa, cominciano a tirare fuori. E per pagare la luce, no, sai, tutti timidini a pagare la luce, e zitti. E ci pago la rata della macchina, e zitti. Cioè compro la macchina, e zitti. Poi è arrivato un Marshall, che chiaramente era normale, no, che doveva essere così, un Marshall. Quindi comunque qualcuno che era già dentro al governo americano e quindi poteva essere solo un faro, no? Che non potevano lasciarla passare questa cosa, che ci si compra un camper da $500,000, così quelli che si aprono, no? Giganteschi. Quindi chiaramente cosa fanno? Arrivano, la arrestano. E Heather era lì, detto ok. Sono stata io. E chiaramente che cosa è successo? Che non potevano in quel momento, guardate che Trump gli ha detto chiaramente, quando è andata nel 2017, ha detto chiaramente il sistema giudiziario americano non è nelle mie mani, perché sapete che in America funziona così, l'America ha un sistema giudiziario in tanti anni diverso, no? Anche qui dovrebbe essere così, ma lasciamo perdere tutto quello che sta uscendo fuori adesso, perché non è altro che la disclosure oppure apocalisse, che vuol dire rivelazione, ok? Guardatevi intorno e vedete come quello che non è nella vibrazione si rivela alla velocità della luce. Cioè dici, ma guarda, oh, fino a ieri pensavo, guarda, fateci caso, nel vostro piccolo, non andate a guardare in grande, siamo qui e ora, ok? Quindi cosa succede? Che Heather si difende con il documento PPT, si difende con la giurisdizione. Guarda un po', tu non hai giurisdizione su di me, no? E loro da lì la prendono dal Washington, la trasferiscono in Tennessee, poi da un altro processo in Tennessee, e insomma fanno finta che, anzi, ci sono degli abusi veri e propri dei documenti dove cambiano proprio le parole, ma poi ci sono le registrazioni però. E quindi che succede? Che adesso la mandano in carcere, gli hanno dato 5 anni. In realtà lei dice subito a tutti, non vi preoccupate perché io sono in protezione. Io l'ho saputo anche da poco, che lei poteva essere fuori già da anni, già almeno da 2 anni, però non, lei ha scelto di stare lì, è stata presa e trasferita in California, vicino alla sua famiglia, e sta là perché ci deve stare, perché gli è stato detto meglio che stai là, che sai com'è, siccome hai fatto un casino, anche solo per vendetta, no? Anche solo per levare, per proprio tendere a na, e invece non ci serve tanto. Tanto ci serve, perché a livello di energia, no, è un grande... Wow, cioè io non vedo l'ora di abbracciarla, ci ho parlato tante volte ma non sono riuscita mai, è stata in Italia 1 anno e mezzo, non sono mai riuscita a fare l'abbraccio, no, ok? Quindi, Heather in carcere per questo, cioè è riuscita a dimostrare ancora dentro il sistema, non è bastato precluderlo, ha detto pure, allora dite che non è vero che ci sia il bond? Eccoli, cioè quello ci si è pagato un camper con 500, cioè dovevano essere sti soldi da qualche parte.
e erano esattamente a nome suo, perché in America è più semplice, vi ripeto, con la tessera sanitaria, numero e nome, andavano, accedevano. E poi c'erano pure a fare al campo il codice fiscale. Non ti passa il tuo codice fiscale, perché tu fai parte della comunità europea, ecco, e quindi non solo il tuo codice fiscale e la tua tessera sanitaria sarebbero, perché noi abbiamo, loro non ce l'hanno il codice fiscale, c'è una tessera, e quindi abbiamo un numero collegato, dobbiamo, cioè, devi prendere quello, devi metterli, c'era un modo, era stato pure trovato per vedere il bond di quanto valevi, no? Però sinceramente che ci faccio io? Sì, ma mi voglio levare la curiosità, ma me l'ha fatta levare Eder la curiosità, cioè l'hanno tirato fuori gli americani, è inutile che tu vai lì cercando di prenderlo, allora non hai capito che non c'è più, no? No? Certo. E se tu lo vai a prendere, chi stai chiamando in causa? Chiami in causa la tua persona fisica, allora sei vivo o sei morto? Perché la persona fisica è morto, eh? Non esiste. Quindi torniamo dalle acque, siamo tornati dalle acque? La libertà però non è mica gratis, sapete? I documenti sì, sono lì, nel sito, tutto a posto. Si ottiene attraverso la responsabilità. Il cambiamento inizia con voi, no, con noi! Fate la cosa giusta adesso, abbracciate, che è una cosa che ci hanno impedito pure, la vostra responsabilità, siamo liberi. Grazie. Posso presentare chi non lo conosce? Ci abbiamo Nino Gallogni con noi oggi, eh? Ci abbiamo anche Nino Gallogni. Vieni Nino, che ci sono in Zoom. Quando le ho sentite, lei e Paola, due o tre giorni fa. Vabbè che mi sveglio sempre tutte le notti, non dormo mai, ma insomma lasciamo perdere. Però mi è venuto un pensiero e dico, beh, quando vado alla riunione lo devo condividere. Che forse è propedeutico anche una domanda che ho sentito a un certo punto, cosa c'è stato prima della bolla. Ed era una cosa a cui sono arrivato anche da ragazzino, ma dopo tanto, e che poi mi è stata utile per tante altre cose della mia vita. E che riguarda due passaggi. Uno, a partire dalle riflessioni sulle religioni, e in particolare quella ebraica, e l'altro, Roma, il diritto romano. Allora, la prima, ci sono due religioni che sono completamente diverse nella loro essenza. Poi dopo tutto si mischia, vabbè, si sa. Pasta e fagioli, no? Allora, una è la religione del patto nell'ebraismo, contratto. L'altra è la religione della promessa, che è in gran parte legata al cristianesimo e anche all'Islam, con eccezioni a quello che sto dicendo. Ma l'essenza qual è? Che nella religione del patto io sto parlando con Dio. Dio mi riconosce come suo pari. Abramo viene riconosciuto dal Signore, da Dio, quello che sia, no? Come uno che sa fare le cose come le sa fare lui. Di lì poi c'era l'origine della mistica cabalistica, eccetera, eccetera. Quella vera, no? Puttanate che fanno nelle finanze, perché nella finanza quella cabala è entrata, ma per una ragione molto materiale, che loro giocano coi numeretti, ma non perché debbano fare chissà quale rinascita di Abulafia o altri grandi mistici, ma perché se li devono giocare in borsa, esatto. e li hanno collegati, cose veramente di bassissimo livello, non c'entra niente. Abbiamo parlato fino adesso. Allora, nel patto praticamente, quindi, che succede? Che questi si riconoscono, tanto che l'angelo si ribella a questa cosa e vuole ammazzare, anzi vuole castrare con una spadata alle palle al povero Abramo, che però si salva perché si para, e c'è nella tradizione mistica ebraica che appunto questo tendine qui, che è ischiatico, è sacro perché è servito a proteggere i cosiddetti di Abramo. E Dio dice scusa, no? Fanno il patto, eccetera. È una religione. Poi c'è quell'altra della promessa,
E nella promessa è tutto il contrario. Io mi aspetto qualche cosa che viene dal cielo, i salvatori e tutto il resto appresso. Adesso la faccio breve che andiamo a mangiare. E quindi questo mi sembra che è da collegare con tutto accidenti, il discorso. L'altra cosa, la fondazione di Roma. Qual è il punto cruciale? Chi sono i Cives romani? Sono quelli che hanno fatto nella fondazione, cioè che appartengono a questo perimetro, no? Di cui la famosa vicenda Romolo e Remo, bla bla bla. Però è importante, quindi è un altro approccio in cui all'origine cos'è? Cioè, all'origine l'uomo è libero, ma qual è l'uomo libero? Quello che fa parte della fondazione, com'è di là è quello del patto, mentre nella promessa non c'è nessuna libertà vera e propria, sono le pecorelle, il pastore, per carità. Quindi nel caso, dicevo, del diritto romano, a un certo punto poi si è persa l'origine del diritto, per cui dopo si sono dovuti andare a incasinare con la Grundnorm, Kelsen, più ne ha più ne metto, ho studiato un po' di diritto, ma per fortuna poi ho optato per l'economia perché era una cosa concreta. Mia madre e mio padre erano due grandi giuristi, mi ha detto fatevi i vostri cose, io voglio vedere dati, statistiche, situazioni, eccetera, eccetera, e mi sono dato all'economia. Vabbè, detto questo, era una cosa che avevo pensato l'altra notte, quindi dico, quando vado là glielo racconto. Ce la racconto. E quindi questo l'ho fatto. Poi per il resto, due parole sulla questione corrente, ma proprio due. Io avevo previsto questa situazione perché ero arrivato alla conclusione che c'erano soluzioni alla catastrofe economica, ed erano l'emissione di moneta non a debito da parte dello Stato, che nel caso italiano non c'entra niente con quello che abbiamo delegato alla BCE, che è una moneta a debito, che era quella che faceva la Banca d'Italia con una tecnica, vabbè, lasciamo stare. E adesso non c'è tempo, quella che fu poi infranta nell'81, perché fino all'81 noi siamo diventati una potenza mondiale perché la Banca d'Italia stampava la moneta, la metteva a passivo, perché all'attivo doveva mettere i titoli che comprava dallo Stato, che decideva a tassi di interesse reali negativi di finanziare l'economia, e questo ha fatto ovviamente negli anni 60-70 fare diventare l'Italia una potenza mondiale. Questo dava fastidio a Duomo Mazzamoro e tutto il resto appresso, perché chiaramente rompevamo le uova nel paniere della Francia, dell'Inghilterra, degli USA, degli Israele, di tutti quanti. Alla fine ci hanno detto noi, no, basta. Siamo noi il puntino. Certo. Sì, da qui ci hanno detto basta, però purtroppo abbiamo avuto dei governi che hanno asseverato, assecondato questa cosa. L'81 è stato il passaggio cruciale. Io ero lì, funzionario del ministero, eccetera, che litigavo col ministro, dico, ma che fai? Ci rovini? E lui diceva, certo che vi voglio rovinare, vi devo distruggere perché siete troppe piccole imprese. Capito? Quindi queste cose le ho raccontate nei miei libri e con dovizia di particolari e vabbè, eccetera eccetera. Quindi in pratica i due, abbiamo detto la moneta non a debito e la rivisitazione della contabilità bancaria con tassi di interesse fortemente negativi. Perché cosa servono queste due cose? Servono a fare gli investimenti più importanti, che oggi sono quelli per dare servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente alla società. Questo è il cambio di paradigma, no? Cioè, finora il paradigma è stato che il fatturato di un'azienda deve essere superiore al suo costo di una percentuale non inferiore al rendimento delle attività finanziarie. Questo è il capitalismo che hanno voluto applicare, come ricordavi tu, alla sanità, alla scuola, all'azienda Italia, all'azienda no, Italia, all'azienda cioè, Italia. Quindi, questo che ci ha rovinato, perché c'erano delle cose che potevano anche funzionare con la logica del profitto in alcune produzioni materiali fino a un certo punto, ma in quello che si svilupperà nel futuro, cioè le produzioni immateriali, la creatività, eccetera eccetera, quella logica lì non può essere applicata. Allora la soluzione è questa. Perché è venuto il Covid? Allora, perché prevedevo qualche cosa? Non pensavo fosse un virus, pensavo fosse un altro tipo di roba. Però dico, viene dal sociale, perché tutti i miei colleghi ritenevano che la crisi
sarebbe derivata dalla finanza, che dice che cioè, 54 PIL mondiali di debiti non può reggere. E gli dissi: attenzione, perché nel 2008 è successo che le banche centrali hanno cominciato a immettere quantità infinite di moneta per aiutare la finanza. Infatti la finanza va bene, se voi guardate, la finanza va bene. Eppure è come se uno che avesse comprato una casa indebitandosi di 100 volte il valore di questa casa, però se qualcun altro gli fornisce questi 100 volte il valore della casa, paga su una casa del valore, poniamo 200.000 euro, un mutuo invece che di 1.000 euro al mese, di 1.000.000 di euro al mese, ma se qualcuno ti dà 1.000.000 di euro al mese, non succede niente. Invece sarebbe venuto dal sociale, secondo la mia previsione che sta lì nei miei libri, eccetera, eccetera. Ed è venuta dal sociale, ma non mi immaginavo che sarebbe stato così grande un virus. Ma perché? Perché queste due soluzioni che io indico da anni, che primo, cioè la moneta sovrana non ha debito statale, e la rivisitazione della contabilità bancaria, significava che quelli che hanno dominato il mondo per millenni attraverso il debito non servivano più nella storia, e allora questo non lo potevano ammettere. La sociale invece guarda che scappa fuori un virus ben donde però ci avete davanti uno che non solo è stato direttore generale al Ministero del Lavoro e tutto il resto appresso, ma sono stato anche direttore generale di un ministero che si chiamava Welfare, perché erano insieme il lavoro e la sanità. Quindi dico, in qualche modo ci ho indovinato. L'hai indovinata alla grande, grazie. Ma ci ha indovinato. Perché in realtà viene proprio dal sociale. Gallone. Ma ci ha indovinato perché? Perché in realtà, no, le due cose erano la moneta e quindi l'accesso al valore. L'accesso diretto al valore. Ecco che cosa andiamo a fare. E la ristrutturazione del sistema bancario, che guarda un po' è tutto il sistema economico, certo, sei d'accordo? Certo. Perché è integrato. No, la moneta nasconde cos'è il valore, non è il valore, nasconde cos'è il valore. Perché il valore è il nostro lavoro, la nostra attività. Se no, in mezzo a un deserto con un pacco di soldi, cosa ci fate? Grazie Nino, grazie. Hanno isolato, come mai? Beh, diciamo che, guarda, io sono stato allievo e collaboratore di Federico Caffè, uh-huh. Che era, diciamo, considerato un po' di estrema sinistra, mentre Auriti era considerato di estrema destra, però si stimavano molto, si frequentavano, poi erano quasi compaesani, no? Uh-huh. E dicevano le stesse cose. Questo adesso lo posso rivelare, questo adesso. Però c'era una grande differenza, che Caffè stava più cauto, Auriti le ha buttate fuori così e ha pagato un prezzo. La domanda è gli intellettuali, cioè, sì. Perché sono stati in qualche modo o coinvolti, diciamo corrotti o isolati? Perché era l'unico modo per farli, erano i due modi, no? Come cioè, prima. È vero che i giornalisti hanno fatto... Vabbè, lì il male è lì, perché poi il problema, il grave dramma, anche qui su sto Covid, il problema è l'informazione, perché se l'informazione fosse corretta rispetto a quello che sta accadendo, ma voglio dire, faccio un esempio, no? Mi sono dovuto occupare di statistiche. Noi vi salutiamo intanto e ci rivediamo nel pomeriggio. Ma alle 3. Esattamente alle 3. Sì, sì, ciao. Cioè, mediamente in Italia sono sempre morte negli ultimi tempi 2.000 persone al giorno. Forse vuoi sentire 600.000 persone all'anno, circa, 2.000, 1.750 adesso più o meno. Quindi quando tu mi dici che di Covid ne muoiono 600, per dire, e non mi dici più quante ne muoiono di influenza, che erano 650 l'anno scorso, vuol dire che in effetti, anzi è successo che grazie al Covid muore molto meno gente. Poi molti che muoiono per vari motivi vengono catalogati Covid, ma non è vero.
Quindi questa mistificazione non viene mai riportata, questo è importante, cioè in realtà si sta morendo molto di meno per una ragione che non abbiamo capito qual è. E si morirà di più. No, è da studiare. Perché la gente non va in ospedale a farsi ammazzare. Non va in ospedale, no, non va in ospedale quelli che hanno altre cose. Comunque le persone che stanno più lo stanno ammazzando.